intelligente di trazione integrale. Fino al 28 febbraio su Caddy, Transporter e Craft4Motion l'allestimento business è tuo senza sovrapprezzo. Volkswagen Veicoli Commerciali. Il lavoro come lo vorresti. Premio on-off. Quali sono i calciatori della Fiorentina che accendono o spengono la competizione? Il lunedì, dopo ogni incontro della Fiorentina, ascoltatori e opinionisti voteranno i calciatori che hanno acceso o spento la partita. Alla fine del campionato premieremo il calciatore che ha ricevuto più voti positivi, dandogli la possibilità di accendere le luci di Firenze. Un programma in collaborazione con Silfi. Ogni sera accendiamo la città più bella del mondo. Fai il piano con RDF 102.7. Ascolta e vinci con Aquila. In palio ogni giorno buoni carburante Aquila da 70 euro. Fino a 1.000 euro a settimana. Più di 4.000 euro al mese. Quando senti in onda questo suono. Chiama subito lo 055 58 0707. Se arrivi primo, hai già vinto 70 euro di carburante. E il venerdì vale di più. Più occasioni di gioco e premi raddoppiati fino a 140 euro. Se rispondi ad una semplice domanda sul mondo di Aquila, ascolta RDF 102.7 e fai il pieno di carburante. Info e regolamento completo su rdf.it. Aquila è il tuo distributore di energia in Toscana. Scopri tutte le stazioni di servizio e le offerte dedicate su www.aquilaenergie.it. Lady Radio. La storia infinita. Babacar torna di nuovo al centro del mercato viola tra Premier, voglia di riscatto e dubbi sul futuro. Badel sì, Badel no. Il centrocampista vuole lasciare la Fiorentina, ma solo a giugno. Corvino lavora al sostituto. Pioli nuovamente al lavoro in vista della Samp, che è un vero proprio scontro diretto. Mancheranno Astori e per la prima volta Veretù, varie ipotesi con Vitor Hugo favorito. Rampa di lancio tra poco, tutti gli aggiornamenti sul mercato. Radio Viola, non mancate. È l'ora di AutoSas, la Ford Firenze. Su tutta la gamma con gli eco incentivi Ford, più di 8.000 euro di vantaggi, anche senza usato da rottamare. Sono le 12:59. Ora esatta. Lady Radio. Radio Viola. Radio Viola, il GR sportivo di Lady Radio. Lady Radio. Cari, ma direi anche carissimi amici di Lady Radio, una buona giornata e un abbraccio vi arriva da Tommaso Bonani in questo Radio Viola di martedì 16 gennaio 2018, anche per coloro che ci stanno seguendo in diretta sul canale 676 del Digitale Terrestre, Video Sport 24. Potete seguirci come sempre anche grazie alla nostra diretta YouTube dal sito www.ladyradio.it o facilmente accessibile anche grazie alla nostra pagina Facebook ufficiale di Lady Radio. Avete sentito nei titoli, finalmente sta per tornare il campionato con la Sampdoria domenica, che di fatto è un vero banco di prova in tutta una serie di periodi in cui è il mercato a farla da padrone. Ormai ne parliamo da diverso tempo, non che ci si debba aspettare chissà cosa dalla Fiorentina, soprattutto per quello che riguarda il mercato in entrata, ma ci sono alcuni giocatori che potrebbero lasciare la Fiorentina, in questo caso Babacar, come avete sentito nei titoli, e potrebbero dare magari il là a qualcosa di inaspettato. Del resto le finanze o comunque l'intenzione da parte della Fiorentina di investire in maniera ingente in questo mercato di gennaio, ad oggi, martedì 16 gennaio, latita, o perlomeno noi non abbiamo avuto riscontri. Però cercheremo di capire un po' quello che succede, un po' quello che potrà succedere nel corso delle prossime settimane. Siamo a metà gennaio, mancano circa 2 settimane alla conclusione del mercato. Come spesso succede, potrebbero esserci dei colpi, dei colpetti nell'ultima parte del mercato, non soltanto per quanto riguarda la Fiorentina, ma per quanto riguarda tutte le squadre in Serie A. Di stamattina notizia clamorosa, perché comunque è difficile in questi casi assistere ad un rifiuto, il rifiuto di Verdi, che è un giocatore che il Napoli sta trattando da circa un paio di mesi. Il rifiuto ufficiale di Verdi al Napoli, ha detto no, resto a Bologna, e questo ritorna un po' l'hashtag c'è chi dice no, dopo comunque
lo approfondiremo e cercheremo di capire anche come si muovono le altre squadre. E poi c'è anche il campo con la Fiorentina, che ieri è tornata a lavorare. Ci sono due assenze direi molto molto importanti in vista della gara di Genova. Manca il capitano Astori, ma soprattutto manca Veretout, ed è la prima volta che mancherà. Pensate, Veretout è sempre sceso titolare dal primo minuto in tutte le gare di campionato, in tutte e due le gare di Coppa Italia, quindi sarà diciamo così una novità. E cercheremo di capire anche Pioli come sta pensando di ovviare a questa mancanza con vari nomi, tra cui quello di Sanchez, anche egli chiaramente al centro del mercato, quindi è tutto collegato. Lo faremo grazie chiaramente a tutti i vostri interventi. 055 572637, il classico numero per prenotarvi, intervenire in diretta con noi. 3925727775, il canale SMS, WhatsApp vocali per tutto quello che riguarda la Fiorentina. Porci tutte le vostre domande e considerazioni, ma anche tutti i vostri aggiornamenti. Lo state già facendo da stamattina sulla viabilità di Firenze, che in queste ore sta registrando evidenti difficoltà con il cambiamento della viabilità nella sezione di San Donato, con la rotonda di Novoli che sta creando non pochi disagi. Quindi siamo pronti ad accogliere e a informarvi anche su tutto quello che succede sulla rete stradale cittadina e non soltanto. Mi sono lasciato alla fine i miei ospiti, ma era voluto, e li vado a presentare come sempre. Ormai è una certezza, è un po' come, non so come definirlo, un difensore che sai che ti anticipa l'avversario perché tanto sai che c'è lui e quindi puoi anche permetterti di far passare il pallone perché tanto c'è Donato Mongatti che è lì pronto a parare tutto. Ciao Donato, ben trovato. Ciao Tommaso. Ho azzardato troppo? Hai esagerato. No, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Lady Radio, e prima di cominciare la trasmissione volevo fare le mie condoglianze alla famiglia di Giampaolo Talani, che è scomparso da poche ore. Giampaolo Talani era un artista molto noto sia in Italia che all'estero, e ultimamente ha donato al comune di Firenze la statua Fiorenza, che è stata installata in piazza San Jacopino. Sì, è morto, se n'è andato questa mattina a Pisa, dove era ricoverato in ospedale. Nato a San Vincenzo, in provincia, nel 1955. Nel 55, in provincia di Livorno, legatissimo a Firenze, chiaramente tifoso anche della Fiorentina. E ha parlato anche, ha espresso il proprio cordoglio anche il sindaco Nardella questa mattina. Caro Giampaolo, da oggi ci vedrai da lassù, la tua amata Firenze qua giù ti conserverà nel cuore e stringerà tra le braccia le opere che le hai donato per sempre. Questo è il messaggio del sindaco di Firenze Dario Nardella. Al fianco di Donato Mongatti, Luca Frati. Ciao, buongiorno Luca. A tutti, buongiorno, ciao. Ben trovato, ci ritroviamo anche dopo un po' di tempo. E mi piace anche questa disposizione del banco. Io oggi faccio il professore, mi sembra quasi di interrogarvi. Avete studiato? Siete pronti? Onestamente è abbastanza facile, visto l'immobilismo c'erano totale. Poche pagine la disposizione, da noi il sabato, quando io generalmente vengo qui, è sempre questa. Quindi, è sempre questa? Quindi non è una novità. Quindi per una volta farò io il professore. Avete studiato, anche se c'era poco da studiare, perché comunque le notizie scarseggiano. Però cerchiamo di navigare in un senso logico in questo mare magnum di trattative, di nomi, di indiscrezioni, di ipotesi di mercato e quant'altro. Inizio con andando extra Fiorentina, mi perdoneranno i nostri amici, ma credo che sia abbastanza significativo ed è una cosa che non succede tutte le volte, ovvero un'ultimissima ora, ovvero il rifiuto di Verdi al Napoli. Cosa vuol dire? Cioè, nel calcio di oggi, al dio denaro, si parla anche di Nainggolan in Cina, 55 milioni, 13 milioni l'anno, grandi giocatori, grandi squadre che approfittano della propria potenza economica per andare magari a prendere giocatori da squadre cosiddette più piccole. Però nel 2018 ci sono anche giocatori che rifiutano queste destinazioni. Come vogliamo dargli un senso poetico, oppure è solo un caso, se ne farà a giugno? Non so se ti ha colpito questa cosa o... No, bisogna, io aspetterei il mercato estivo. Napoli ha già detto ok, va bene, arrivederci, perché magari, cioè, se nell'aria c'è un possibile accordo con una società, perché si sta parlando di un giocatore molto interessante. Molto interessante, rampa di lancio in nazionale, comunque tra i migliori del Bologna. Se lui ha tra le mani un'ipotesi d'accordo con una destinazione a lui molto più gradita rispetto a quella di Napoli. Dici, non Napoli, per un altro. In questo momento lui ha detto: io non me la sentivo e volevo restare a Bologna. Vedremo. Queste sono le dichiarazioni pubbliche che noi mettiamo agli atti. Però io vorrei vederlo a Firenze, perché mi piace proprio tanto quel giocatore. Giocatore, tra parentesi,
Molto gradito anche in tempi non sospetti, tra virgolette, a Giancarlo Antognoni. Sì, lo segnalò tanti anni fa. Sì, è passato anche da Empoli, quindi aveva già fatto. L'ha visto giocare diverse volte. E effettivamente è un giocatore che si potrebbe permettere questa società. Sì, le cifre sono intorno ai 25 milioni di euro, che comunque è un prezzo anche abbastanza contenuto. Sì, no, io parlo in passato, prima di farla arrivare a Bologna. Certo. Però anche ad oggi 25 milioni di euro è una cifra abbastanza importante, ma comunque per un giocatore in esterno d'attacco non è che sia poi così, così alta. Luca, così ti aspettavi? Comunque un giocatore dice no, no, io sono molto meno poetico di te. Sei più pragmatico. E penso che Verdic abbia un altro accordo con un altro club, perché certamente non rimane a Bologna. Bologna è una società che non consente assolutamente di sognare un giocatore così importante. Penso che lui abbia una trattativa, un'idea, un contatto con qualcuno, evidentemente con qualcun club, e gli offre maggiori garanzie del Napoli, che pure di garanzie ne offre abbastanza, ma sai, potrebbe esserci la Juventus, potrebbe esserci un club straniero. Credo che Verdi andrà via a giugno, questa è la mia sensazione. E quanto alla Fiorentina, esterni d'attacco da basta, perché ce n'è abbastanza. Compriamo un difensore, compriamo un centrocampista. Ora che faccio un piccolo appello a Corvino di smettere di comprare mezzo punte, perché non sa più cosa farsene, perché sono anche un po' in esubero, un po' troppe. Poi riallacciando a quanto ha detto Donato, mi fa specie proprio che dall'Empoli, che aveva tanti tanti giocatori buoni, sia arrivato proprio un giocatore invece lascia molto perplessi. Quindi voglio Fiorentina, che ha l'Empoli a 10 km di distanza, 15 km a Firenze, si è fatta sfuggire tutti questi giocatori e ha preso l'unico, cioè Saponara, che onestamente in questo momento suscita molte perplessità, e questa anche penso la dice lunga su come vengono valutati i giocatori, perché l'Empoli, basta vedere tutti quelli finiti al Napoli, no? da Valdifiori, che quello è fuori adesso di meno, ma Usai, o non mi vengo neanche a me, ce ne sono una valanga di giocatori che sono andati a Napoli dall'Empoli, via Zielinski, Malte, e poi comunque l'Empoli è sempre stato un club che ha creato grandi campioni, da Montella, di Natale, di Francesco, insomma ce ne sono stati mille, ma a Firenze mi sembra non ne sia venuto mai nessuno. C'è stato per molti anni una sorta di diciamo di guerra di un blackout nelle comunicazioni, mi veniva in mente una sorta di cortina di ferro tra Firenze e Empoli, poi i canali si sono riaperti, ma onestamente io spero sempre che Saponara si risveglia all'improvviso come principe azzurro con il bacio della principessa. Sarebbe anche il caso, perché comunque alla rovescia, speriamo la principessa risvegli il principe invece. Sì, anche perché l'investimento è stato importante. Anche Laurini ha preso la Fiorentina. Ah, Laurini, ecco. Laurini è stato un buon comportando bene. Insomma. Però Saponara, diciamo, in questo momento è un po' il buco nero della Fiorentina, perché anche perché onestamente c'erano grandi aspettative, fino a questo momento c'è stata una grande delusione, però c'è ancora mezzo campionato. Io spero fortemente che Saponara possa tornare sui suoi livelli e dare una mano alla Fiorentina. Allora, stamattina i tifosi nel Caffè Viola delle 7:30 con il sottoscritto, ma anche dalle 9 alle 10 con Duccio Mazzoni e Mario Tenerani, si sono scatenati sulla questione Babacar. Voi direte ancora Babacar? Sì, ancora Babacar, perché ad ogni sessione di mercato, caro Donato, il nome di questo giocatore torna di moda, non propriamente in positivo, ma perché forse è il momento di cedere Babacar. Si dice sempre ad ogni inizio del campionato l'anno di Babacar, Babacar vuole restare per il riscatto, e poi puntualmente a gennaio ricominciano le voci su una possibile cessione. Nel frattempo, di sessione in sessione, il contratto va sempre più vicino alla scadenza. In questo momento El Kuma al contratto in scadenza nel 2019. Fino a qualche ora fa si era anche paventata l'ipotesi della possibilità di arrivare da parte del giocatore direttamente allo svincolo, cosa che mi sembra abbastanza improbabile. Nel frattempo c'è la Premier che continua a bussare alla porta. Crystal Palace, questo è un nome che ritorna sempre di moda. Voi direte Crystal Palace, una società di medio-bassa Premier, ma come voi sapete benissimo, in Inghilterra hanno una percezione dei soldi estremamente differente dalla nostra. Sono di media le società molto più ricche, anche per tutta una serie di motivi, in primis i diritti TV.
6-7 milioni l'offerta di qualche settimana fa, chiaramente non ritenuta congrua dalla Fiorentina perché Babacar è un giocatore che ha mercato. Poi dall'Inghilterra sempre la certezza di un rilancio da parte del club, non soltanto il Crystal Palace, ce ne sono anche altri come l'Everton, però prendiamo il Crystal Palace che è quello più avvantaggiato, intorno ai 15 milioni, non 17 come si era detto, intorno ai 15 milioni. Ora, cifra gradita penso a Corvino e alla Fiorentina, perché 15 milioni per un giocatore non titolare, insomma, non è una cosa che si vede tutti i giorni. Ricordiamo che Babacar nella scorsa estate rifiutò il Galatasaray, che era un'altra squadra che si era fatta avanti, però ad oggi, 16 gennaio, offerte ufficiali non ce ne sono state. Quindi, questa è, diciamo, la situazione attuale. Babacar non sembra propenso ad andare via a gennaio, però comunque ha un contratto, se la Fiorentina accetta un'offerta, magari dal punto di vista economico anche contrattuale, potrebbe anche convincersi. Che idea vi siete fatti voi, o a prescindere, voi lo vorreste cedere per guadagnare dei soldi, o lo vorreste cedere perché comunque pensate che la sua avventura, o che non possa più dare quell'apporto sperato alla Fiorentina? Che idea vi siete fatti, Luca? Poi Donato. Ma io credo che Babacar, quando entra, spesso è decisivo, non gode di una grandissima simpatia da parte degli allenatori che l'hanno avuta a Firenze, c'è anche un po' di mugugni tra i tifosi, però insomma Babacar potrebbe diventare un grande affare prenderlo ora, perché c'è il rischio di perderlo anche lui come Badel fra un anno a zero, però se si vende Babacar ci vuole assolutamente un rimpiazzo, perché mi pare l'unico attaccante vero alla Fiorentina, e giocare tutto il resto della stagione, sebbene non ci siano grandissimi obiettivi da centrare, solo con Simeone mi parrebbe un grande azzardo. Quindi se Babacar dovesse andare in Inghilterra, ci vuole assolutamente una spalla per Simeone, e quindi una parte di questi 15 milioni, ammesso che siano 15, andrebbe ovviamente reinvestita subito in un giocatore da tenere come alternativa a Simeone, comunque un attaccante di ruolo. Questa è la mia idea. Bisogna vedere, appunto, cioè, chi prende al suo posto, perché vendere Babacar e non prendere un sostituto all'altezza. Ieri, mentre in Palazzo Vecchio ascoltavo parte la trasmissione, c'era qualcuno, non ospite in studio, ma qualche ascoltatore proponeva addirittura Bonazzoli, ecco, ma non scherziamo, ci vuole uno in grado di fare perlomeno, di dare l'apporto che dà Babacar, e un apporto che secondo me non è da sottovalutare. Basta vedere anche quando è entrato con l'Inter, noi non si prendeva la porta nemmeno tirando con le mani, è arrivato lui, rovesciata, insomma, ha favorito perlomeno il pareggio, che è andato anche stretto rispetto alla prestazione alla Fiorentina, quindi ha avuto un apporto determinante. E io onestamente non riesco a capire come mai non gioca titolare a volte, perché mi sembra che rispetto al Ciolito dia molto. Ha giocato titolare solo in Coppa Italia. E poi c'è un altro aspetto, che comunque cedendo Babacar, che ovviamente sono scelte della società liberissima di fare, perdiamo l'unico giocatore formato nel club, quindi cioè, per le famose liste che possono tornare utili per la UEFA o per il campionato UEFA, italiano, ti consente di riempire quell'unica casella dei giovani cresciuti nel club. Questo, e quindi perdiamo questa cosa. Naturalmente poi dopo con il passare del tempo poi ci saranno dei giocatori, sempre che si tengano, come Federico Chiesa, che andrà a prendere il posto di Babacar in questa lista, sì. Diventerà cresciuto nel club teoricamente, almeno non arriva un'offerta irrinunciabile. Certo, ecco, viene da sorridere il fatto che ora bisogna vedere anche quale sarà alla fine del mercato l'azione della proprietà, però non è che diciamo questi 15 milioni sono soldi che servono assolutamente alla Fiorentina, perché insomma i soldi ci sono e avanzano. Bisognerà capire se c'è la volontà di reinvestire quello che c'è a disposizione, o
rispondo già adesso oppure tenersi, sì, diciamo così, e ora insomma mi sembra, vista la posizione classifica della Fiorentina, che è nona ma che è lì insieme a tante altre squadre, sì, tentare di rafforzare questa Fiorentina per fare questo assalto alla qualificazione UEFA mi sembrerebbe una cosa dovuta, sarebbe auspicabile, sarebbe quindi auspicabile. Aspettiamo le mosse, perché se si vende Babacar poi bisogna vedere chi viene, vorrebbe venire comunque uno deve venire per forza, serve un rimpiazzo, c'è anche l'ipotesi di un attaccante più navigato, diciamo così, che faccia da Chioccia a Simeone, anche se Chioccia non mi piace, così come mi piace Tesoretto, Bilancio, queste parole sono bandite all'interno della trasmissione. Metterci la faccia, basta. Esatto, basta. Non progetto, niente. Voglio sentire niente di queste. Alle grandi vittorie. Quello quando vuoi lo puoi dire, anzi rientro da ogni pausa. Andiamo in pausa, prima però aggiornamenti sul traffico, come abbiamo detto in apertura oggi la situazione è abbastanza mattinata allucinante, abbastanza lo dico, te lo posso anche fare, per venire, il cronista, per, no, per andare a Careggi 2 ore quasi, da per Campo forza di Marte. Anche quella zona lì, soprattutto anche abbiamo detto la rotonda di Novoli con il caos, via Corridoni, via del Romino, esattamente, anche perché c'è un cantiere in seguito a una fuga di gas in via del Romito che ad ora è chiusa, quindi chiaramente con tutti i problemi della viabilità circostante. I lavori di Toscana Energia finiranno in giornata, come ha comunicato l'azienda, però chiaramente ci sono c'è il caos un po' in tutte le zone, viene da via Corridoni, via Fabbroni, Piazza Dalmazia, code, Piazza Leopoldo e poi chiaramente anche la rotonda di Novoli con code su via di Novoli in ingresso città, in via Forlanini verso la rotonda. Quindi continuate a scriverci 3925 727 75, chiaramente anche per tutte le vostre segnalazioni per quanto riguarda il traffico. Ci fermiamo con Luca Paradisi in regia, che saluto e ringrazio, torniamo tra pochissimo. Il 70% degli incidenti avviene al supermercato, non qui nel parcheggio. Per fortuna c'è il nuovo Nissan Qashqai, con Intelligent Around View Monitor e avviso movimento e attraversamento posteriore. Nuovo Nissan Qashqai, sempre un passo avanti, sempre da 19.250 euro. E solo a gennaio fino a 4.000 euro di Intelligent Bonus per passare al nuovo Qashqai Euro 6. Ti aspettiamo presso le concessionarie Nissan Biauto e Brandini. Scopri la più vicina a te su www.concessionarienissan.it. Orsery, l'outlet del tessuto d'arredamento, presenta i saldi di fine stagione. Tessuti e tende scontati fino al 70%. Cuscini a 10 euro. Tappeti Kilim e complementi d'arredo scontati fino al 50%. Per il mese di gennaio sconto 50% sulla confezione delle tende. Orsery, via Baracca 15G, Firenze. Trovare un buon ristorante cinese da oggi non è più un problema grazie alla nuova apertura del ristorante Cina in Shang in Viale Giannotti 16 Rosso a Firenze. Cucina cinese di qualità e originale con lo chef Marco Wu, che ha oltre 20 anni di esperienza. Vieni al ristorante Cina in Shang e assaggia i piatti del mese con il 50% di sconto. Prenota allo 055 050 24 73. Vola da Firenze e atterra comodamente all'aeroporto di Londra City con CityJet, nel cuore della città. Guarda uno spettacolo, visita un museo o fai shopping. Con CityJet hai un bagaglio da stiva e la scelta del posto a sedere compresi, oltre a snack e bevande inclusi. Toscana Aeroporti e CityJet. Fatti coccolare. Termini e condizioni applicabili. Croni fa piazza pulita fino al 31 gennaio. I saldi sono a tasso zero in 20 mesi, zero interessi, zero costi. Informazioni nei punti vendita. Croni, non ci sono paragoni. Le ultime notizie, i commenti e gli approfondimenti su tutto il pianeta fiorentino. Da lunedì al sabato, dalle 13 alle 15, l'appuntamento imperdibile è su Lady Radio con Radio Viola. Ascolta gli opinionisti di calibro nazionale e commenta con i tuoi messaggi al 3925 727775. Radio Viola. Radio Viola. Benissimo, rientriamo in diretta. Tommaso Bonanca vi parla, martedì 16 gennaio 2018 con Donato Mongatti, Luca Frati in studio. I vostri messaggi al 3925 727775, canale SMS, WhatsApp vocali, anche su Babacar vi state già scatenando, così come del resto
vi eravate già scatenati in mattinata, anche per quanto riguarda tutti gli aggiornamenti di viabilità con la zona critica, il cantiere in via del Romito, anche la zona critica della rotonda di Novoli, con tutti chiaramente i problemi che ne conseguono sulle zone limitrofe circostanti. Noi siamo pronti a darvi gli aggiornamenti, ma pronti anche a leggere tutti i vostri messaggi che arrivano in casella 055 572637, per prenotarvi, intervenire in diretta con noi, prenotarvi grazie anche alla regia di Luca Paradisi, che mi piace ricordarlo e sottolinearlo, ha lavorato anche con Bruno Pezzano nel weekend per allestire, siamo ancora con il cartello lavoro in corso, ma per allestire la nuova regia, grazie a loro soprattutto e al loro lavoro nel weekend, quando noi magari siamo a fare le scampagnate, loro invece qua testa bassa a lavorare, che ci hanno permesso di rientrare in diretta già da lunedì mattina dopo una piccola pausa nel weekend. Quindi ancora grazie a Luca Paradisi, a Bruno Pezzano, che comunque provvisoriamente nella suite, di radio lo vediamo in ora ci manda ci manda la pubblicità sopra mentre si spenge i microfoni mentre parliamo. Tra poco parliamo anche di probabile, perché voglio chiedervi, secondo voi Pioli come sta lavorando, come si riattacca, perché è difficile riattaccare magari dopo così tanto tempo, il mercato la fa da padrone. Un altro grande nome, così diamo anche il là alle risposte dei nostri amici del mercato, è Badel. Adesso, su questo giocatore addirittura qualche settimana fa la Gazzetta dello Sport, ma non soltanto, aveva tirato fuori addirittura l'ipotesi di un rinnovo, che sarebbe clamoroso, no? Per certi versi, visto che ormai è 2 anni che diamo Badel in scadenza, svincolo. Non mi sembra che il rinnovo sia una cosa papabile ad oggi, però diciamo così, almeno non andrà via a gennaio, e già questo, quando parliamo del mercato della Fiorentina, è una notizia. Intanto Corvino sta già lavorando su qualche nome, dobbiamo dire i nomi che sono usciti da Soucek fino ad altri non riempiono, diciamo così, gli occhi. Servirà sicuramente un titolare forte già pronto, però al di là dell'eventuale sostituto, Badel confermate, lo abbiamo perso, anche se a giugno comunque lo salutiamo, voi nutrite ancora una piccola speranza, non lo so, Donato? No, benissimo. Non aggiungo. No, io penso che Badel vada via, mi dispiacerebbe, insomma, che il mercato se andasse via adesso. Credo che, appunto, come dicevo prima, invece di preoccuparsi di ulteriori attaccanti o mezzopunte giovani, sì, sarebbe meglio che Corvino si concentrasse su un bel centrocampista, sì, che potesse diventare l'alternativa di Badel. E comunque il centrocampo mi pare il settore più scoperto rispetto a tutti gli altri, perché lo vediamo domenica, mancando Veretout, sì, le alternative scarseggiano, comunque quelle che abbiamo sono abbastanza, insomma, nota la differenza tra i titolari e le riserve, senza ombra di dubbio. In questo momento l'alternativa ai tre, diciamo, titolari, al terzetto, che sono Benassi, Badel e Veretout, è sono formato Cristoforo. Da Cristoforo e Sanchez, di fatto sono i giocatori, ci sono giocatori magari adattabili, però diciamo i centrocampisti di ruolo sono Cristoforo e Sanchez. Ora io di Cristoforo francamente ho perso cioè non so dove sia, non so neanche se a Firenze, se ha fatto come Agi, è andato a allenarsi in Romania nonostante sia ancora della Fiorentina, non lo so. Sanchez l'abbiamo visto ai noi all'Opera, all'Olimpico contro la Lazio, schierato dal regista, un disastro totale, ma del resto non è il suo ruolo. Sanchez è un'ipotesi, no? Per sostituire Veretout, forse quella più naturale. Io aggiungo anche il cambio di modulo, cioè la difesa a tre con l'inserimento di Ugo e Milenkovic al fianco di Pezzella, con il passaggio del centrocampo a 4, Biraghi a sinistra, Chiesa a destra con Badel e Benassi. Io me la giocherei così piuttosto che andare con Sanchez, cioè, però io non 4... faccio 3-4-1-2, 3-4-2-1, insomma 3-4 più chi gioca in avanti. Questo diciamo è la mia idea, che io però non faccio allenatore, quindi meno male, e quindi però diciamo non la scarterei a priori, ecco, non la scarterei a priori, anche non mi piace, no, neanche a me. Sanchez, il mercato vuole andare via, scende in campo, tutti dicono professionista 100%, non lo so, non mi sembra così lineare. Che mettendolo esterno di centrocampo, Chiesa lo vai, perdi, capito? Sono assolutamente d'accordo, è il pezzo d'accordo. Meglio per dispersione, proprio per dispersione, però è un'opzione da, secondo voi, da scartare, non è nella testa di Pioli?
da scartare a priori? Ma io non so se devo dire la mia, io andrei molto coperto domenica. Perché secondo quindi me la partita è difficile. A 4 difesa. O 4 o 3, 5, 2. Provare magari mettere. Okay. Infoltire e mettere. Quindi tre centrali di ruolo, diciamo. Più due esterni di copertura e magari fare tipo Chiesa Simeone davanti, per esempio. Okay. Ecco. Okay. Io penso, se ne parlava anche di sera con Donato in un'altra trasmissione. Sì. Mi sembra che la partita sia molto difficile, perché la Sampdoria ha perso domenica, no, prima della sosta a Benevento, e quindi una sconfitta molto dolorosa che sicuramente vorranno cancellare. La Fiorentina è una diretta rivale per questo sesto, settimo posto. C'è Pradè che sicuramente avrà caricato l'ambiente per cercare di bissare il successo dell'andata, quindi io penso che per la Fiorentina, con tutte queste due importanti assenze, penso che sia una partita da giocare con grande cautela, e quindi insomma io eviterei una squadra troppo sbilanciata, ecco. Io la vedo così. Quindi con Sanchez di faccio insomma di un centrocampo bello il più possibile, come dire, di interdizione, lasciando davanti Simeone e Chiesa magari, ma senza fare 3-4-1-2. Io metterei 5 a centrocampo, ecco. O 4-4-2 o 3-5-2. Adesso via Corridoni scorre bene uno dei nostri ascoltatori che ci scrive al 3925727775 in merito ai problemi sulla viabilità di Firenze. Tu, Donato, hai avuto problemi a arrivare alle di radio? No, dovrei venire quasi a piedi da casa, sì, chiesto apposta. Un saluto al maestro Mongatti, Forza Viola, e della Valle, via da Firenze, Francesco da Venezia. Questo ci scrive da Venezia, che evidentemente ci ascolta grazie alle nostre app, allo streaming sul sito lediradio.it. Onestamente, di mezze punte ne servirebbe, se ne abbiamo 3 o 4, non se ne fa una per intero. Questo è Purple in merito al tuo discorso, Luca. Ma sì, c'è tanti giocatori, diciamo che insomma la mezza punta migliore, insomma, nella mia logica è Chiesa, cioè è quello che riesce a dare poi i colpi, il cui valore sta crescendo esponenzialmente, perché gli altri poi che abbiamo, Gil Diaz è in prestito, sì, ma no, ma io dico anche come rendimento, non è che abbia fatto cose strepitose. Gil Diaz, Seric, Saponara, Lofaso, Zecnini, cioè Lofaso sembrava fece quel debutto a Benevento, è sparito. Zecnini, boh, forse gioca nella primavera. Essendo il primo lampo è stato l'assist con l'Inter, e Saponara, l'ho già detto, insomma, quindi non so. Io ripeto, penso che ci voglia molta attenzione sul centrocampo, e se va via Babacar ci vuole un attaccante di riserva che non può essere Borriello, ma come ho detto, perché ha fatto già due trasferimenti, mi sembra, sì. Che e a tal proposito ci sono anche i nostri amici che ci scrivono su eventuali sostituti. Chiaramente è fantamercato in questo momento. Gigi, ad esempio, salve, ma un buon giocatore come Gabbiadini al posto di Babacar, secondo me con 10 milioni lo prendi. Ora lì bisogna dire anche che Gabbiadini gioca in Premier, quindi comunque anche ingaggi abbastanza importanti. Quando si parla di ingaggi, subito una zavorra ci sovrasta, anche se il direttore generale dell'area tecnica Pantaleo Corvino ha detto che comunque il monte ingaggi è destinato a risalire, e ha messo il taglio forse un po' troppo drastico nell'ultima sessione di mercato estiva. Però l'aumento del monte ingaggi probabilmente da giugno in poi, ma rilegge l'intervista pubblicata sulle pagine della Nazione, a me sembra di ricordare che già da questa sessione si poteva fare qualcosa, però non lo diceva, mi sembra, lui però insomma vedremo. Tempi non ne danno, fatto diceva... sta che insomma ora con la Samp, come fanno notare giustamente anche alcuni ascoltatori di Lady Radio, è chiaro che se scende in campo Sanchez e Badel noi andiamo a giocarci una partita, uno praticamente è già svincolato e da primo di febbraio può firmare con qualsiasi squadra, e uno e vuole andare via. Questo è un pericolo per quella partita, però bisogna ricordarsi anche che si parte da un'ultima parte delle ultime partite della Sampdoria disastrose, sì, per quanto riguarda la Samp, e invece la Fiorentina ha fatto
secondo me, senza ombra di dubbio, la miglior prestazione dell'anno contro l'Inter. Contro l'Inter. Quindi, sulla carta è una partita da tripla, sì. Ma il punto di partenza è, lo vedo in favore della Fiorentina. Ecco. Continuiamo a parlare di mercato, ma anche parliamo di Sampdoria. Dopo la pausa, ci fermiamo per pochi istanti. Restate con noi. Sono le 13:31. Ora esatta. Dallo studio allo stadio, dallo stadio a Sisal Wind City. Quest'anno Radio Viola alla partita si fa in tre postazioni in diretta per darvi sempre di più. Dallo studio la redazione sportiva commenta il gioco. Dallo stadio il nostro direttore e opinionista Mario Tenerani racconta l'atmosfera della competizione. E dal Sisal Wind City Matilde Calamai segue la partita coinvolgendo il pubblico presente. Radio Viola alla partita, in diretta dallo studio, dallo stadio e da Sisal Wind City. Quando gioca la Fiorentina, seguila con noi. Ti aspettiamo al Sisal Wind City di Firenze, in Viale Giovine Italia 11D, Rosso. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Concessione 4000. Il giorno dopo ogni partita della Fiorentina, alta qualità. La qualità dei giocatori della Fiorentina vista dagli opinionisti di Lady Radio. Un programma in collaborazione con Publiacqua, la nostra buona acqua quotidiana. Info su www.publiacqua.it. Lady Radio. Radio Viola. Benissimo, benissimo, rientriamo in diretta. Questo è il Radio Viola di martedì 16 gennaio 2018 con Tommaso Bonan che vi parla, Donato Mongatti, il sito di Firenze.it, Luca Frati con Luca Paradisi in cabina di regia. Stiamo facendo una bella chiacchierata con voi che ci state scrivendo al 3925727775, canale SMS, WhatsApp vocali 055 572637. Parliamo di mercato, di Babacar, di tanti nomi che si fanno sia in entrata che in uscita, di ipotesi più verosimili, più inverosimili, ma anche di campo con la Sampdoria che attende la Fiorentina domenica, e sarà una gara assolutamente fondamentale, uno scontro diretto per l'Europa, anche se chiaramente la Fiorentina è lì che si deve guardare dall'inseguimento o comunque da una classifica che non la vede distaccata da tantissime altre squadre, quindi con una vittoria si guadagna 3 posizioni, con una sconfitta se ne perde altre 2, quindi ancora, diciamo così, un momento della stagione in cui ogni gara è fondamentale giocarla al 100%, non è possibile fare calcoli, quindi con la Sampdoria sicuramente una gara tripla, come dicevi tu giustamente, Donato, per capire anche come sta la Sampdoria, per capire un po' quello che ci dobbiamo attendere. Abbiamo in linea con noi un ex Viola, in questo caso anche un ex Doriano, un ex blucerchiato come Franco Semioli. Ciao Franco, ben trovato, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, a tutti. Ciao, un piacere ritrovarti qui in diretta su Lady Radio. Grazie per aver accettato il nostro invito. Rispetto alla partita d'andata, Fiorentina-Sampdoria, in cui la Sampdoria vinse, la Fiorentina era ancora in preda al mercato con una squadra ancora in costruzione, anche se poi quella partita la Fiorentina meritava probabilmente di pareggiarla, direi che è un'altra Fiorentina e direi che è anche un'altra Sampdoria, correggimi se sbaglio, non so se sei d'accordo. Sì, sono perfettamente d'accordo, diciamo che sono due squadre che sono andate via via migliorando, tutte le due squadre che hanno trovato gli automatismi giusti e il loro allenatore sta cercando di, ha dato anzi un'impronta ben precisa alla propria squadra, e sicuramente sarà una grande partita perché sono due squadre che giocano a calcio, due squadre che giocano per vincere, due squadre che vogliono conquistarsi, come dicevi tu prima, un posto in Europa, e penso che questa sia non una partita fondamentale ma una partita che comunque può essere anche una svolta per il campionato. Chi sta meglio in questo momento, a tuo avviso, Franco? Ma guarda, sono due squadre che, diciamo che dopo la sosta sicuramente avranno ricaricato le batterie, ecco, e secondo me è sbagliato fare dire una squadra sta meglio dell'altra. Sono due squadre che sicuramente hanno lavorato per cercare di ripartire a mille, per partire col piede giusto, e sicuramente la Fiorentina è una squadra che ho visto crescere un po' di più rispetto alla Sampdoria, e la Fiorentina è una squadra che mi piace vedere, mi piace vedere giocare, e ha di giocatori che come la Sampdoria possono risolvere la partita in qualsiasi momento.
Fiorentina che, come dicevamo, Franco, dovrà fare a meno, purtroppo per la Fiorentina chiaramente, di Astori, il capitano al centro della difesa, e di Veretout, che è la prima volta che mancherà in squadra, visto che è sempre sceso in campo dal primo minuto, sia in campionato sia in Coppa Italia. Di fatto non è mai saltata nessuna, quindi varie opzioni per l'eventuale sostituto, però sono due assenze che potrebbero pesare. Però voglio parlare dei presenti. Un tuo giudizio su Simeone e Chiesa, che probabilmente sono i giocatori di maggior valore di questa Fiorentina. Chiesa 65 milioni, valutazione, grandi squadre su di lui. Tu che sei stato anche un esterno di fatto, no? Il margine di miglioramento da parte tua, Franco, tu che hai giocato e sai come funziona in base all'età, in base alle aspettative, quanto può crescere ancora Chiesa, non solo in campo ma anche di prezzo? Sì, è una domanda che mi è stata rivolta più volte, appunto perché quando si parla di Chiesa veramente si cerca di capire se è un ragazzo che ha ampi margini di miglioramento, ed è proprio così. È un ragazzo, a parte che essere un ragazzo molto umile, un lavoratore, un ragazzo che ha attaccato la maglia, è un ragazzo che ha delle qualità fisiche e tecniche spaventose, e poi per l'età che ha veramente ha degli ampi margini di miglioramento che sono illimitati, e quindi questo giocatore può crescere notevolmente e crescerà sicuramente perché ha la testa per farlo, e quindi sono convinto che sarà un giocatore nel futuro presente, nel futuro prossimo voglio dire, un giocatore che entrerà nel giro della nazionale e sarà una di cantastabile, perché è veramente un giocatore fenomenale. Donato. Ciao Franco, senti, te hai vestito la maglia viola nel 2007-2009, se non ricordo male, sì. Ed erano anni dove la proprietà era sempre la stessa e anche la dirigenza tecnica era la stessa. Quelli erano anni nei quali a Firenze si sognava e si faceva grandi progetti, e nei tifosi c'erano grandissime aspettative che poi anche negli anni seguenti hanno perlomeno non regalato trofei, però una crescita evidente con Prandelli, mentre ad oggi viviamo una situazione di regresso che è cominciata con l'anno scorso, anzi addirittura da due anni dal prima, gennaio, perché quinto 2016. Posto, poi fuori dall'UEFA, e ad oggi siamo a giocarsi una qualificazione in UEFA che risulta abbastanza difficile e complicata. Cosa, cioè, dall'esterno, cioè, come la vedi questa situazione? Cosa può essere successo? È vero, sono parole sante. Effettivamente quegli anni dal 2007 e dal 2009 che dove ho giocato a Firenze erano gli anni d'oro, anni dove veramente pareggiavi una partita in casa e era presa come una sconfitta, e mi ricordo veramente che sono stati due anni fantastici, due anni dove abbiamo raggiunto i preliminari di Champions. Una squadra fortissima, giocatori veramente di un calibro internazionale, però poi purtroppo lo dico perché Firenze è una piazza veramente che merita molto, è una piazza che vive di calcio, e quindi vedere la Fiorentina regredire invece di progredire è una situazione che anche io non avrei mai voluto vedere, ecco, perché effettivamente è proprio così. Adesso la Fiorentina vive sempre tra una partita far bene, l'altra male, non c'ha mai una costanza da dire questa squadra può ambire a qualcosa, e quello non ti so dare una spiegazione, forse voi meglio di me sapete le situazioni che ci sono, che si creano lì a Firenze, i problemi che ci sono in società, quindi non so spiegarmelo, però l'unica cosa che posso dire è che la Fiorentina meritava quelle posizioni, meritava quel tipo di classifica, meritava la felicità di una città che vive di calcio, quello sì. Le meriterebbe probabilmente tuttora, Luca. Volevo chiedere a Simeone che cosa ne pensa di Babacar, in questo senso abbiamo parlato prima
che Babacave è uno che a Firenze, insomma, a moltissimi rimane un po' così sullo stomaco per questo suo carattere un po' indolente o che è presunto tale, e anche gli allenatori che ha avuto, insomma, non è mai riuscito a ottenere il posto da titolare. Ecco, volevo chiedere a Semioli se secondo lui ritiene che sarebbe opportuno darlo via adesso per evitare di perderlo poi tra un anno a zero, o se conviene comunque tenerlo perché è l'unico attaccante di peso che ha la Fiorentina. Simeone, insomma, è un attaccante un po' più leggero, anche se ha fatto 7 gol, ma insomma il peso di Babacar, insomma, si sente quando entra. Ecco, secondo lei sì, qual è la soluzione migliore? Tenerlo fino a scadenza o provare a venderlo e cercare magari un sostituto anche un po' stagionato magari? Quelle sono cose che deve capire la società. È normale che Babacar in questo momento fa comodo alla Fiorentina, l'abbiamo visto che quando entra dà sempre il suo apporto, nonostante comunque i suoi problemi caratteriali, i problemi che ha lui con gli allenatori, però è un giocatore che quando entra si fa sentire, e la Fiorentina ha bisogno di un giocatore che possa dare anche respiro a Simeone, oppure che possa trovare anche una minima continuità, ecco, anche se è difficile, però è un giocatore secondo me dove bisogna dargli anche qualche chance in più, ecco, perché comunque è un giocatore che io mi ricordo quando giocavo nella primavera, quando sono stato io nel periodo che ero a Firenze, si vedeva un giocatore che tecnicamente non si discuteva, una forza fisica, una voglia, non si lamentava mai. Per quello, sotto il punto di vista degli allenamenti, dello spirito di sacrificio, comunque non c'era niente da dire. Poi è normale, quando non si gioca si è scontenti, quando si gioca poco si cercano di trovare altre soluzioni, ecco. Bisogna trovare una via di mezzo e cercare di magari coinvolgerlo ancora di più, ecco. Ultima domanda, Franco, te la faccio sulla Sampdoria, che tra l'altro recupererà per la gara contro la Fiorentina sia Duvan Zapata che Strinic, quindi due titolarissimi dello scacchiere tattico della Sampdoria, due giocatori che peraltro erano stati anche accostati all'epoca alla Fiorentina, sia Strinic che Zapata. Giocatore più importante a tuo avviso per la Sampdoria, e non puoi dire Torreira. Ecco. Allora, cioè, se non dico Torreira, ecco, devo dire Quagliarella. Ecco. Quagliarella, che sta meravigliando, sì, e sbalordendo un po' tutti. Sì, sì, anche perché comunque è un giocatore che è maturo e ha capito ormai come correre, come, quando correre, sì, e dove farsi trovare, ecco, quando si arriva a una certa età. Ormai si inizia a capire l'esperienza, no? Si dice l'esperienza è la cosa fondamentale. Lui in questo momento si fa trovare sempre pronto quando c'è da buttare la palla dentro, ecco. Però devo dirti che il recupero di Zapata è un recupero importante, perché Zapata è un giocatore che è veramente straordinario, a me piace moltissimo, fin da quando giocava a Napoli, che giocava comunque con i minuti contati, era un giocatore che comunque è forte fisicamente, tecnico, e sicuramente può... Credo abbia trovato anche la dimensione, ma in un senso positivo, la dimensione, certo, giusta, cioè sì, l'habitat naturale dove far vedere anche le caratteristiche. Certo, certo. Quello sì. Franco, grazie mille, è sempre un piacere averti i nostri microfoni, ti auguriamo una grazie buona giornata. E a presto. Arrivederci. Grazie, grazie a Franco Semioli, che ti vedevo alzare, volevi Torreira. Mi ha fatto piacere, insomma, averlo ospite, sentire le sue considerazioni, e poi mi ha fatto ricordare veramente un bel periodo, perché ovviamente l'opinione mia può essere assolutamente... ci si può pensare assolutamente il contrario, però la cosa peggiore di questo periodo è che proprio si è costretto la tifoseria alla rassegnazione. È una tifoseria che non ha grandi ambizioni, non sogna, e questa secondo me è la cosa peggiore. Sì, sì, ha ragione Donato. Sì, l'indifferenza, il distacco dei tifosi dallo stadio, quest'area un po' così di rassegnazione, per Firenze sono una cosa nuova, però credo, temo, spero di sbagliarmi, ma
se non c'è qualcosa di un colpo di scena per i prossimi mesi, temo che si andrà avanti. Ho sentito la parola scintilla arrivare da Arquato del Tronto, però che fino a questo momento non c'è stato. Doveva essere la Coppa Italia. Li vedo molto distaccati della Valle, da Firenze, prima ancora dalla Fiorentina, da Firenze. Questo l'ho detto più volte, mi dispiace molto perché è un atteggiamento francamente non capisco, cioè non, qualunque cosa possa averli feriti, ma insomma voglio dire, persone di quel calibro che lavorano in tutto il mondo, insomma non credo che possano essere due cori o due striscioni a farti rompere i ponti in questa maniera. C'è qualcosa che mi sfugge, che magari un giorno poi si scoprirà. 3925727775 per i vostri messaggi sulla Fiorentina, sul calcio, sul mercato, ma anche sulla viabilità, perché siamo pronti a darvi tutti gli aggiornamenti. Noi ci fermiamo, un'altra piccola pausa e torniamo tra poco. Beifin. GPL in bombole e in piccoli serbatoi per la casa, l'industria e l'autotrazione. Beifin, distributori di energia da oltre 60 anni. Beifin, innovazione e tecnologia. Beifin, l'energia sempre al tuo fianco. Info www.beifin.it e www.beifinbbox.it. Il cuore di Firenze ha tre anime: Bocca Negra, ristorante, osteria, pizzeria. Scoprilo su boccanegra.com. Ciao, sono Riccardo Sacchi, faccio giacche ed abiti e sono un consulente di moda. Sono nato, abito e lavoro al Campo di Marte e tifo Fiorentina da sempre. Sono Riccardo Sacchi e Lady Radio è la mia radio. Radio Viola. Ascoltami Tommy, però volevo dire al signore, ora non so come si chiama, non lo ricordo, no? Mongatti, l'altro, che prima parlava di Verdi, e io invece gli voglio dire, ma e se Verdi invece non si fosse fatto attrarre dal denaro, dal dio denaro, e avesse fatto la scelta giusta? Per me ha fatto la scelta giusta. Poi a giugno è chiaro che non rimarrà a Bologna, ma questo lo sa anche il cane, eh? E per quanto riguarda Babacar invece, Tommy, però Babacar vale un quindicino, dai, e ci sta, e le vale. E se non sono 15 saranno 13, 14, lei ha un 93, fa gol, per me li vale, e come se li vale. Salve, in genere gli allenatori, quelli bravi, definiscono molto importanti chi entra, subentra dalla panchina e fa bene, come faceva Robbiati, perché è difficile rimanere concentrati per 70-80 minuti, entrare in campo e fare bene. Non si può mandare via l'unico che ci riesce, perché ci fanno comodo 15 milioni di euro. E chi prenderemo? Non so, leggo oggi Quagliarella viene a fare la riserva a Simeone, non lo so, a me sembra veramente il mercato dell'usato. Vendiamo tanto per vendere, tanto che ce ne frega chi viene, tanto quello che conta è giocare la domenica, non l'obiettivo sportivo. Ciao Andrea. È il momento di Runner Pizza, più vicini, più veloci. 055 33 33 33. È facile, è Runner Pizza. Allora, Francesco e Andrea, due messaggi vocali. Francesco era indirizzato a te, Luca, sì, sulla questione dei Verdi. Dice, ma Francesco ha detto ci sta le anche cose che ho detto io. Ho detto abbia no. Rifiutato semplicemente. Sì, ma a giugno va via. Poi. Sì, sì, no. Sì. Cioè senza che, no, per questo, senza che ci sia già un'altra squadra. Io ho detto senso. Prima, forse non mi sono espresso bene. Secondo me, Verdi ha rifiutato il Napoli, che secondo me è un grande club, perché insomma con la promessa di no, perché secondo me lui ha qualcosa in ballo con un club e magari gli piace di più, ma perché magari rischia di non giocare, c'è il mondiale. Ah no, scusate. Non lo so, no, il mondiale non c'è, c'è comunque c'è una nazionale che deve essere costruita e dove lui, Chiesa saranno certamente convocati dal nuovo CT che è Di Biagio, sì, CT certo. Ponte, diciamo. Io non ho detto che va fatto bene, se sono bello la scelta di stare ancora 6 mesi a Bologna. Poi penso che Bologna, se a giugno gli arriva una mega offerta, certo, di 30 milioni per Verdi, penso che dia via, e penso che lui vorrà andare via, che è un po' il discorso penso per Chiesa, no? Chiesa sta benissimo alla Fiorentina, magari speriamo ci stia anche l'anno prossimo. Poi arriverà un giorno che quando arriveranno
i club più grandi del mondo offriranno 50-60 milioni, temo la Fiorentina lo darà via, ma ciò non toglie, lui ci rimarrebbe volentieri a Firenze sicuramente. Su questo non ho dubbi, è sincero quando dice vuole rimanere qui, però poi se arriva il Real Madrid o il Bayern o la Juve o l'Inter o il Paris Saint Germain, credo che anche Chiesa tentenni e probabilmente accetti queste offerte. Sul messaggio di Andrea ti ho visto un attimo sobbalzare, Donato, la nomina di Robbiati. Sì, oltretutto Robbiati entrava in un squadrone della gente. Ah, beh, sì, certo. Sì, però effettivamente anche su punizione, con quelle scarpette gialle, il pro De Anselmo levò le castagne dal fuoco a una Fiorentina comunque che doveva lottare con una serie di squadroni, ma erano gli anni anche delle cosiddette sette sorelle. Insomma, ma si sta parlando di un altro calcio, altri tempi. È anche di altri tempi il nostro ospite, però sicuramente il mercato lo sa fare e di colpi a Firenze ne ha portati, anche se probabilmente era un calcio differente, con cifre differenti. Io cito mi piace sempre citare qualche giocatore: Pecci, Bertoni, Ciccio Graziani, Vierkovud, Massaro, Passarella, Socrates. Questi l'aveva portati tutti Tito Corsi, non so se ve lo ricordavate. E ce l'abbiamo adesso in linea con noi. Ciao Tito, ben trovato, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, in studio con me Donato Mongatti e Luca Frati qui. Ciao Tito. Ciao. Grazie Tito per aver accettato il nostro invito. Come potrai ben capire, stiamo parlando chiaramente anche di quello che può succedere domenica contro la Sampdoria, però ci stiamo dedicando anche al mercato o comunque a quello che circola intorno alla Fiorentina. Ma se tu avessi adesso tra le mani Babacar, che cosa faresti? Se avessi tra le mani Babacar, che cosa farei? Che cosa gli diresti? Guarda, che cosa è molto semplice. Si può dire in diretta. O gioca o va a giocare. Ecco, quindi o parte o succede o cambia qualcosa all'interno della Fiorentina perché lui giochi, oppure giusto no, darlo via. È un po' chiuso perché l'altro è bravo, Simeone. Però c'è un fatto positivo, che lui quando entra segna. E quindi Charlie, è un peccato tenerlo fuori, perché vorrebbe anche, maturandoci ancora un po', arrivare a esprimersi a livelli molto alti. Il contratto è in scadenza nel 2019, quindi qualche pensiero sul futuro bisogna farlo. È un giocatore che a quanto pare in Premier League all'estero ha mercato con cifre anche direi abbastanza importanti, 15 milioni di euro, qualche milione in meno, ma comunque sopra i 10 milioni. La Fiorentina fa bene a considerare. L'unico problema magari può essere quello di non volersene disfare, se lo mandi a giocare perché maturi e migliori, insomma, tutto sommato nell'interesse tuo, poi se no, se lo dai, penso che lo vorrebbero definitivo, se mai, immagino, non lo certo, so, no? Certo. Poi forse servirebbe anche un rinnovo prima di darlo via in prestito. Beh, sì. Cioè prima un rinnovo e poi chiaramente un prestito, un giocatore che guadagna anche molto, 1,4 milioni di euro, era il più pagato fino a poco tempo fa, adesso è il secondo dopo Chiesa. Per quanto riguarda invece Tito, poi lascio la parola anche ai miei ospiti, il mercato in generale, la Fiorentina, per quella che può essere la tua esperienza e anche per quello che ci raccontano le ultime sessioni di mercato, in questo inverno, in questo gennaio, tu pensi che possa succedere qualcosa di significativo, che sposti un po' gli equilibri? Guarda, prima di tutto bisogna tenere presente che il mercato di gennaio o trovi proprio l'occasione, la caramella giusta, perché no, anche inserire in un gruppo che mi sembra molto afferrato, un gruppo che poi tutto sommato sta migliorando domenicalmente, può darsi anche poi di creare degli scompensi, inserire altra gente. Ah, dice andare un po' a toccare gli equilibri che si stanno creando. Appunto, quando il gruppo gira è bene lasciarlo girare. Però si capita, soprattutto ho visto però che si stanno dedicando anche a qualche investimento importante nei giovani, centravanti che hanno preso ultimamente del 2000. Kukovets, sì. È referenziato, insomma. Sì, dal Maribor, un altro ragazzo. Luca, hai considerazioni? Ma intanto saluto e abbraccio Tito, che mi ricordo ogni volta. Che lo sento mi ricordo quando ero giovane. Pensa alla prima intervista, primo servizio che ho fatto entrando alla redazione sportiva della Nazione. Anni?
1984. Ok. L'ho fatto andando in sede alla Fiorentina per parlare di un Tito Corsi. Ah, quindi lui non solo di volta, ma io sì. Fu il mio primo servizio. Ne facevo già altri di sport, sì, negli anni precedenti, ma quello fu il primo giorno di lavoro. Mi disse: vai a parlare di un Tito Corsi, andai in Viale dei Mille. Un bel debutto. Nella vecchia, sei un bellissimo. Le ho fatto fare No, Tito, ti volevo fare una domanda invece. Secondo te, non si parla moltissimo di Pioli. Io penso che sia stato forse l'acquisto migliore in questi primi mesi. Io, insomma, non lo conoscevamo dai tempi di quando giocava, ma mi sembra una persona molto adatta, vero? Guarda, sfondi una porta aperta, perché ti posso dire che a volte l'hai visto, io vado lì da Luca e da Tenerani, no? Certo. E abbiamo parlato prima di un eventuale allenatore quando Sosa fu palese se ne andava, per fortuna. Nei vari nomi io optavo sempre per lui, perché secondo me in un rinnovamento come si prevedeva fosse fatto è pacato, è serio, è competente e poi soprattutto riesce, convince i giocatori. I giocatori giovani specialmente hanno bisogno sempre di avere qualcuno che gli fa vedere la gran fiducia in loro. È bravo. Donato? Ma volevo chiedere... Sì, ci siamo. Una domanda da parte di Donato, prego. La mia domanda è quella che appunto ne ho sentito parlare anche con al Salotto Viola, ma cosa può essere successo a Saponara, che è un giocatore che nel pieno delle sue possibilità sarebbe utilissimo alla Fiorentina, sarebbe tra i più forti. C'è un obbligo di riscatto a 9 milioni, ricordiamolo. Vedi, una delle componenti che fanno sì che il giocatore si esprima secondo le proprie possibilità è quella dell'ambientamento nella nuova squadra, nella nuova città. Ora la città magari era Empoli, lui quindi eravamo discretamente vicini, ma comunque tutta una serie di piccole sfumature per cui se lui in quello che gli chiede l'allenatore, per esempio, non ci si vede, chiaramente non può dare rendimento, perché il giocatore che abbia caratteristiche l'abbiamo valutato più volte, no? Però ora effettivamente, cioè, se vogliamo, ora io non voglio dire delude, ma comunque non si esprime come tutti si aspettavano, ecco. Tito, rispetto a quando ci siamo sentiti un paio di mesi fa, la classifica attuale della Fiorentina, è l'ultima domanda che ti faccio, ti fa stare più tranquillo, tra virgolette? È quella... Ti ricordi cosa dicevamo? Dicevamo sì, giocatori nuovi, giocatori giovani, giocatori che vengono da altri paesi, che hanno bisogno di ambientamento, giocatori che impattano con una impostazione tattica probabilmente diversa da quella, o comunque non proprio uguale a quella che loro erano abituati a portare avanti. Un allenatore che deve in una squadra nuova dettare i suoi voleri, cavolo, è tutta una situazione generale che invita ad aver pazienza, ad aspettare. Anzi, secondo me hanno un po' anche fatto passi lunghi, perché effettivamente io credo che si stiano esprimendo meglio di quello che io mi sarei aspettato, non perché non ne hanno le possibilità, ma perché hanno fatto passi da gigante nelle migliorie. Tito, grazie mille, è stato un piacere. Ciao, un saluto anche ai ragazzi. Ciao, ragazzi, al ragazzino Luca. Grazie Tito. Grazie mille a Tito Corsi di GDS, insomma, tutto un grande passato da Firenze. Con il Pontello, diciamo, lo portarono i Pontello a Firenze. Vi ho letto un paio di giocatori che ad oggi non, alla Fiorentina non toccherebbero. È uno che insomma ne sbagliava pochi di colpi. Tra l'altro finalizzò anche le Baggio e Dunga. Infatti te lo volevo dire, per Baggio. Altri due scarzoni. Altri due che insomma farebbero fatica. Sarebbe in ballottaggio con Benassi. Comunque è finita la prima ora, però volevo leggere, c'è una bella intervista, c'è una lunga intervista di Lotito e quello Sport stamani, dove parla chiaramente FGC, la Lazio, le firme le avevo, altro che sconfitta, ho vinto, ora tutti sanno quanto peso, sono orgoglioso di questa Lazio, la più bella perché è la più unita, e su questo nulla da dire, che la Lazio è veramente una gran bella squadra. A un minuto dalla riapertura del campionato
ha ufficializzato Cáceres, un altro nome che era entrato in orbita fiorentina, è andato a puntellare la difesa che ogni tanto lasciava a desiderare, e adesso gli rientra a pieno regime anche Felipe Anderson, che è un altro giocatore, il numero 10 della Lazio. Parla anche di Milinkovic Savic, un giocatore che era arrivato a Firenze, era entrato anche dentro al Franchi, ero lì davanti, quindi sì, è entrato e poi è uscito in lacrime, tutta una sceneggiata, una pagliacciata. Intanto la Lazio vola con un Milinkovic Savic a livelli siderali. Quanto può valere per lei? Circolano cifre da finanziare. Questa è la domanda che è stata posta al presidente della Lazio, che risponde: non mi interessa, non è sul mercato, con un punto esclamativo. Lui mi assomiglia, allo stesso carattere, spirito di sacrificio e determinazione e coraggio. Quando suo padre lo ha convinto ad andare a Firenze per parlare con la Fiorentina, lui, che aveva già l'accordo con noi, è arrivato lì e ha spiegato: voglio solo Lazio, questo dice tutto per me, e quindi resta la Lazio. Queste sono parole del presidente della Lazio, Claudio Lotito, presidente della Lazio, sul miglior giocatore in rosa. Noi ci fermiamo perché termina qua la prima ora del nostro Radio Viola, ma ci sono tantissimi messaggi. Tra poco torniamo anche con i vostri interventi allo 055 57 2637. A tra poco. È l'ora di AutoSas, la Ford Firenze. Su tutta la gamma, con gli eco incentivi Ford, più di 8.000 euro di vantaggi, anche senza usato da rottamare. Sono le 14:02. Ora esatta. 100 secondi con Enrico Mentana, una grande firma del giornalismo, un direttore autorevole e sagace per un imperdibile approfondimento sui principali avvenimenti della giornata. Cronaca, politica, economia, società. Ti aspetto per commentare e comprendere insieme i fatti del giorno. 100 secondi con Enrico Mentana, per capire meglio il mondo di oggi, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Lady Radio. Salve, sono il professor dottor Frassica, psicologo laureato in tutte le università contro il fumo. È venuto da me il lupo della favola di Cappuccetto Rosso. Era tutto spelacchiato, fumava. Gli ho fatto togliere il vizio e gli è rimasto il pelo. Il fumo fa male alla salute perché causa il 30% dei tumori. Fai come il lupo, smetti subito. Chi non fuma sta una favola. Info su salute.gov.it. In media gli italiani controllano lo smartphone 150 volte al giorno, anche mentre camminano o attraversano la strada. Per fortuna c'è nuovo Nissan Qashqai, con frenata d'emergenza intelligente con riconoscimento pedoni, anche quelli distratti. Nuovo Nissan Qashqai, sempre un passo avanti, sempre da 19.250 euro e solo a gennaio fino a 4.000 euro di intelligent bonus per cambiare la tua vecchia auto con nuovo Qashqai Euro 6. Provalo anche nei weekend. Info su nissan.it. Premio on-off. Quali sono i calciatori della Fiorentina che accendono o spengono la competizione? Il lunedì, dopo ogni incontro della Fiorentina, ascoltatori e opinionisti voteranno i calciatori che hanno acceso o spento la partita. Alla fine del campionato premieremo il calciatore che ha ricevuto più voti positivi, dandogli la possibilità di accendere le luci di Firenze. Un programma in collaborazione con Silfi. Ogni sera accendiamo la città più bella del mondo. Il giorno dopo ogni partita della Fiorentina, alta qualità. La qualità dei giocatori della Fiorentina vista dagli opinionisti di Lady Radio. Un programma in collaborazione con Publiacqua, la nostra buona acqua quotidiana. Info su www.publiacqua.it. Lady Radio. Radio Viola. Radio Viola. Tranquilli, Corvino c'ha già il sostituto. Caracciolo, Cassano, ancora Cassano nel vino fuori già. Io terrei bamba a queste operazioni, vanno fatte a giugno, secondo me è rischioso darlo via ora. Fede Scandicci. Ma la storia di Milinkovic Savic è perché l'ha fatta, quella scena l'ha fatta a Firenze, che gli arriva lì e poi dice no, gli era stato promesso alla Lazio, ma dove? Digli se lo faceva in un posto simile alla Juve o ai Milan o all'Inter, a voglia te se lo lasciano andare via. E poi guarda che giocatore è diventato, ciao forza Viola. Questo è il cuneo WhatsApp vocale a 3925-727775, mentre continuano ad aumentare in maniera esponenziale i cavi all'interno del nostro studio. Da diretta a me, teniamo Baba fino
a scadenza, perché ne comprerebbero uno molto più scarso nonostante i 15 milioni. Che evidente, questa paura che evidentemente cioè, non ha. Poi l'ascoltatore in precedenza, per quanto riguarda sì, Milinkovic Savic, quella fu una. Uno dei tanti errori grossolani. Come interpretate le parole di Lotito che vi ho letto prima della pausa? Ma no. Allora, dobbiamo cioè, farla tara a Lotito, che è uno molto folcloristico. Cioè, il giocatore ora molto giocatore della Lazio, si può raccontare tutto il contrario di tutto. Però se te hai raggiunto un accordo in via definitiva con una squadra, cioè che cambi idea, ti presenti a Firenze, lì chissà cosa c'è dietro. Ecco, perché insomma l'abbiamo visto tutti, non è che è venuto a vedere lo stadio dove ha giocato Batistuta prima di scendere a Roma. Sì, ma c'era stato anche l'altro caso, mi sfugge il nome dell'altro, dell'attaccante Berbato. Dirottato all'aeroporto, all'aeroporto sì, con la Fiorentina che lo aspettava all'aeroporto. Elam Dawi mi sembra che poi arrivò dopo, ci fu quando fu l'esibizione dei fax. Sì, sì, le fax lanciate, pirotecnica. Molto folcloristica. Pirotecnica direi quasi. Ma scusate, Simeone gioca meglio di Babacar e segna pure, ma a sentirvi sembra che non segni. Quindi via Babacar e promuovere Gori, attaccante della Primavera in prima squadra, così si fa e non prendere chissà chi. Alessandro, chi ha detto Simeone non segna? No, per me comunque gioca meglio Babacar. Simeone ad oggi ti dà più garanzia. No, Simeone è da lodare per l'impegno che mette in campo, però cioè ad oggi non tiene un pallone, non difende un pallone, i difensori avversari lo mangiano vivo. Quando lui deve ricevere palla spalle alla porta, magari sulla tre quarti, difendere il pallone che può servire un compagno indietro, andare verso l'area, 90 su 100 lo mangiano vivo. Deve crescere da questo punto di vista, mentre Babacar diventa difficile. Già gli rimbalzavano addosso ai tempi della primavera, sì, e anche ora è un bel nottolone da questo punto di vista, oltre a vedere la porta molto meglio di Simeone, anche per un fatto magari di lucidità, perché il lavoro di sacrificio che fa Simeone Babacar non lo fa. No, quindi quindi Simeone poi non ce la fa. In fase di conclusione conclusiva paga anche lo sforzo che viene fatto, che fa, ed è utilissimo alla squadra, sia chiaro. Quindi ha meno lucidità, però insomma io ad oggi, se devo poi naturalmente sbaglierò, certo, perché l'allenatore metteresti saprà meglio in campo, ma io gioco con Babacar e sembra che l'opzione doppia punta non sia nella testa, diciamo così, di Pioli. Dal primo minuto Babacar Pioli probabilmente qualche equilibrio tattico verrebbe a mancare, almeno ad oggi. In effetti la Fiorentina ci ha messo un po' potrebbe giocare Terò domenica, c'è anche Terò nel 3-5-2, potrebbe esserci Terò, magari spero possa essere stato rinfrancato da questa sosta, perché l'ultimo Terò magari più arretrato e gioca un po' più sulla linea di centrocampo, magari, e lasciare Chiesa più avanti, fare tipo 3-5-1-1, potrebbe essere chiedendo a Terò di fare diciamo un po' di copertura, però se c'è più problemi, probabile che Terò faccia l'uno dietro a oppure però Chiesa forse se lo mette a centrocampo a chiedere di fare il sacrificio, lo perdi moltissimo, non lo so, insomma, però qualcosa si inventerà di sicuro. Nel 3-5-2 di Sousa, quando lo mise contro la Juventus nel debutto, lo mise mezzala, interno e centrocampo a 5 potrebbe essere un'idea, ma credo che ormai Chiesa sia destinato all'esterno d'attacco, diciamo così, non più interno. Però ci pensi delle partite tipo questa, interno, abbiamo detto, è molto di sentito dire Quagliarella, Zapata, Torreira, il rischio di prendere una scoppola, cioè voglio dire, perché se quelli, io insomma sono stato tantissime volte a Marassi, uno stadio anche che spinge molto, cioè se te vai un po' in bambola anche la Juve prese 3 gol, no? Poi fu un 3-2, mi sembra, si andavano 2 gol nel recupero, ma perdeva 3-0 con la Samp, quindi è uno stadio anche Marassi, uno stadio anche se la squadra baffolate, insomma deve avere, come dire, anche una bella barriera, secondo me. Aspettiamo anche le vostre telefonate allo 055 57 2637. Intanto ancora messaggi. Ho paura che la Roma, se vende
se la Roma vende Nainggolan e si butta su Badel perché prende un buon giocatore a poco, Luciano da Empoli. E in effetti la Roma è una delle squadre che, diciamo così, si è fatta sentire, anche la visita, come ci ha raccontato il nostro direttore Mario Tenerani, di Monchi, che è il DS della Roma, nei giorni scorsi a Firenze. Ufficialmente non sappiamo per cosa, però comunque fa sempre notizie, magari per una bistecca e basta, per mangiare bene. Però diciamo, la Roma non è una novità, così come è una novità la Lazio su questo giocatore, così come non sono novità altre squadre che hanno messo nel mirino il centrocampista croato, che è un'occasione a costo zero, al di là dell'ingaggio, conosce il campionato italiano e nel ruolo è sicuramente uno dei migliori nel rapporto qualità-prezzo. Io non ho molta fiducia in Saponara, e lo dico al dottor Frati, l'ho visto per anni a Empoli, prima e dopo il Milan è sempre stato uno con grandi potenzialità ma sprazzi, mai con continuità. Questo è sempre Luciano da Empoli. Ma che dobbiamo dire, non so. Le referenze di Saponara erano eccellenti. L'abbiamo visto poi. Speriamo, perché ripeto, poi dovendolo acquistare per forza, non è che si può tornare indietro, bisogna prenderlo, e se davvero fosse così in ribasso sarebbe difficile anche rivenderlo poi. Serve un vice Badel e tenere Babacar. Andrea da San Giuliano Terme, questo è un messaggio che ci scrive, quindi tenere Babacar e un vice Badel. C'è stato qualche nome negli ultimi giorni sui vice Badel, nuovi Badel, sostituti di Badel, che vi ha sconfinferato un po'? Viviani o giù di lì? No, nulla di particolare. No, però devo dire che ho seguito il giusto. No, io Viviani ho sentito dire che non lo volevo, che come per si chiama, semplice era incedibile, appunto. Sì, vabbè. Però la spalla ha speso tanti soldi, ha preso Curti, cioè sta cercando di rinforzare la squadra, sarebbe un po' un controsenso. No, la squadra vuole rinforzare, abbiamo Viviani, per giugno sicuro. Sì, chiaramente, certo. Non parlavo, no. Cioè io voglio dire, se va via Badelo da gennaio è un grandissimo problema per la Fiorentina. È un problema clamoroso, perché non c'è un sostituto in rosa, quindi dovresti prendere un nuovo titolare e un sostituto, esatto. Perché poi magari lo devi verificare in campo. Uno come Inglese del Chievo, che dite? Un nostro amico che non si firma ma che ha come immagine WhatsApp Giancarlo Antognoni, e quindi non possiamo che volergli bene. Inglese è saltato col Napoli, no? È del Napoli, che l'ha acquistato l'estate scorsa per 10 milioni di euro. Ed è rimasto in prestito al Chievo, dove arriverà a giugno al Napoli, non sappiamo se in via definitiva. Quindi non se ne pare problema, non si pone. Prestito, non so, magari un prestito però se Inglese viene a giocare, all'epoca, se a Chievo. Si parlava all'epoca che il De Laurentiis l'avesse offerto in parziale contropartita per Chiesa. Sì. Mi sembra di ricordare, no? Sì, poi che 10 milioni di euro il casomai resterebbe a Chievo, se dovesse venire a Fiorentina per fare giocarsi il posto con Simeone, resta a Chievo, le gioca tutte. Il no di Verdi ora a gennaio assomiglia un po' al no di Kalinic l'anno scorso, probabilmente c'è qualcuno dietro, cosa che il buon Nicola lo ha dimostrato ampiamente con il suo comportamento K2, è questo. Quello che dicevamo, quello, no? In precedenza. Caro Bonan, Babacar deve essere ceduto, altrimenti fanno un'altra cavolata come sempre, naturalmente. Ciao G59. Quindi Babacar deve essere ceduto. Deve essere immediatamente sostituito. Però perché esatto. Oltretutto si diceva ieri sera anche con Luca, ora in questa seconda parte della stagione cominceranno a arrivare più squalifiche, perché i cartellini, certo, le ammonizioni aumentano. Facciamo gli scongiuri, ci potrebbe essere anche necessità per qualche leggero infortunio, potrebbe colpire qualche giocatore. Quindi qui si parla per ora sulla carta solo di partenze. Se noi ci si priva anche di alcune seconde linee, e poi dopo si rischia di veramente dover schierare Zecnini, Gildias e quant'altro, questa roba qui. Diventa difficile, nel senso, quella lotta all'Europa League, che già di per sé è difficile, è complicata. I Della Valle non vengono a Firenze non per le contestazioni, ma perché hanno predisposto da anni 38 amichevoli a campionato. Questo è Ale da Pistoia. E poi ancora un seguace di Leonardo Ferri. Esatto. Esattamente. Frati, Mongatti, Petri, finalmente tre giornalisti che dicono sempre le cose vere. Complimenti, vi ascolto sempre con piacere. Ciao Renzo dalla Leone. Renzo, questo che dalla
dalla Leone, è scritto tutto maiuscolo, non so che cosa voglio dire, non so se ho sbagliato. Ancora Voglio della Valle comunque a vita, salute. Non voglio tornare. Grazie. A Gubbio e spalare la neve, questa l'avete mai sentita con faccine che sorridono? Sì, vabbè, chi è l'autore che ironizza? Questo non si firma. Non si firma, non si firma. Sì. Francesco, sì. Francesco. Messaggio qualcosa? Ovviamente ironico. Ironico, scherzando. Con faccine che sorridono piangendo. Ci fermiamo, grazie sempre all'irreprensibile Luca Paradisi, e poi torniamo con altri ospiti e altri messaggi. Fiat Professional presenta lo sconto iniziale. Con Chuck Norris non conviene iniziare uno scontro, conviene uno sconto iniziale. O sei Chuck Norris o hai bisogno di Fiat Professional. Con l'inizio dell'anno arriva lo sconto iniziale. Fino a 13.000 euro di vantaggi su Ducato, Talento, Doblò, Fiorino e Fullback in pronta consegna. E in più hai un anno di estensione di garanzia o 120.000 chilometri. Offerta valida fino al 31 gennaio. Info su fiatprofessional.it. Ti aspettiamo anche sabato 20. Chuck approva che lo sconto abbia inizio. Brandini e Fiat Professional, da sempre accanto ai professionisti. A Firenze, Pistoia e Grosseto. Spazio Animali, il negozio approvato da tutti gli animali domestici di Firenze. In un grande spazio di 300 metri quadri troverete tutto l'assortimento sulle migliori marche di alimenti e mangimi. In più accessori introvabili ed esclusivi con offerte che si rinnovano continuamente. Spazio Animali, aperto con orario continuato. E Spazio Tolettatura, in via delle Romito 53 a Firenze. Croni fa piazza pulita fino al 31 gennaio. I saldi sono a tasso zero in 20 mesi, zero interessi, zero costi. Informazioni nei punti vendita. Croni, non ci sono paragoni. Lady Radio. Radio Viola. Buonasera. Potrebbe essere l'occasione per Saponara dimostrarci qualche cosa, se no questo giocatore che si è comprato a fare? Per fai boato? E si diceva prima, appunto. Oltretutto lui ha quelle caratteristiche di giocatore che ti serve a provare a risolvere delle situazioni difficili, perché perlomeno aveva, poi a Firenze ancora devo far vedere, ma quei colpi che ti consentono con una giocata non da tutti di liberare un giocatore e metterlo in condizione di concludere in porta da posizione assai favorevole, e questi sono giocatori utilissimi per risolvere certe partite spigolose, difficili, dove trovi delle muraglie al posto delle difese. Speriamo, cioè, perché poi ci sarebbe anche Seric, ora sembra con l'assist che ha fatto a Simeone sia diventato Cristiano Ronaldo della situazione, cioè dopo tutti i gironi d'andata ha fatto una cosa buona, insomma, speriamo che continui, uno dei due mi auguro e cominci a giocare, perché poi anche Esterich ha fatto vedere nel campionato francese che effettivamente certi colpi ce l'aveva, forse ha fatto una stagione molto positiva, mentre qui a Firenze, a parte quella cosa lì con l'Inter, però ha fatto vedere insomma delle cose piuttosto negative. Ancora messaggi, tra l'altro l'ascoltatore di prima che ci scriveva, promuovevamo Gori anche in prima squadra, Gori che è l'attaccante, il numero 9 diciamo, uh-huh, per intendersi, della Primavera, che è sicuramente uno dei giocatori più non pronti proprio avanti dal punto di vista fisico, dal punto di vista dell'esperienza, giocatori che abbiamo visto, Gori, Sottil, Ranieri, lo stesso Meli che è il numero 10, però che è tra i più giovani, che abbiamo visto la scorsa estate a Moena, che io ho visto anche personalmente, il portiere, sono anche Cerofolini, cioè bravissimo Luca, sono giocatori che diciamo così sono pronti, stanno bussando diciamo alla porta della prima squadra e sono pronti a entrare. Io credo che la prossima estate qualcuno lo vedremo in prima squadra, sarebbe anche Duopo, sì, però quest'anno la Fiorentina a me non sembra nelle condizioni per poter sperimentare ulteriormente. Già il fatto che si sia caricato su un ragazzo di 22 anni, mi riferisco a Simeone, che sicuramente è un buon acquisto per la Fiorentina, una serie di responsabilità così importanti, mi sembra un errore. Se poi dobbiamo vendere Babacar e prendere un giovane indubbiamente promettente, ma la Serie A è una cosa molto diversa rispetto alla Fiorentina, e ce lo ricordiamo tutti quando
nelle varie annate ci siamo trovati in emergenza e siamo stati costretti a prendere un giocatore che in primavera aveva un rendimento eccezionale, ma lo metti in Serie A e la palla non la vede nemmeno con l'anternino, perché lo mangiano vivo. E oltretutto poi quando uno è giovane a quella maniera veramente ha anche dei problemi fisici, perché insomma si trova a dover lottare con dei giocatori strutturati e che hanno un'esperienza tale che senza compiere fallo, però cioè contrastandoti e basta, ti fanno perdere il pallone. E insomma la Fiorentina non è che ha una rosa, non sono i tempi come di Semioli, quando dentro la rosa avevamo una serie di giocatori di uno spessore tale che anche il giocatore diciamo normale sembrava chissà chi, perché tanto è chiaro, c'è Gil Diaz che è tanto criticato, se lo metti dentro in Barcellona la sua figura la fa, capito? A proposito di Barcellona, assist incredibile, sei un numero 10 o no? 10, 6, che ruolo giochi? Io amavo giocare terzino sinistro, terzino pur essendo sinistro. Destro. Quindi è la Biraghi. Quindi ti senti un Biraghi o un Vargas? Più di spinta o più di copertura? No, chiedo. Più di copertura, più perché di copertura, diciamo, madre natura non è che mi ha dotato di piedi. Però pur essendo destro, io amavo giocare però sulla sinistra. Però eri uno di quelli che si applicava. Mi applicavo molto. Vedi? Grande tu, corsa di Mungatti. Grande corsa di Mungatti. Tu, Luca, invece... qual è stato il tuo rapporto? Mi piaceva giocare in porta a me. Vedi, questa è una buona. In Piazza della Vittoria. Ah, vabbè, chiaro. Ai tempi. Che te lo dico a fare? Che te lo dico a fare? Io invece sono un difensore centrale, non fregavo a nulla a nessuno. Però, vabbè, comunque andiamo a proprio di Barcellona. Sappiamo tutti che il giovane Yanis Agi si sta allenando in questi giorni con il Vitorul, che è la squadra allenata e che ha come allenatore e come presidente il padre Gheorghe Agi, che forse qualcuno si ricorda. Però di fatto è ancora ufficialmente della Fiorentina, manca il comunicato, le due società stanno lavorando per trovare l'intesa economica, si ragiona su una base di 2,5 milioni di euro, che è una somma comprensiva del cartellino e anche della percentuale, il premio di valorizzazione, come si dice in questi casi, già all'interno di questa cifra. Non so che cosa manchi ancora per l'ufficialità, però è una trattativa, è una cosa che evidentemente non è molto limpida, perché comunque c'è qualcosa che non torna. Ma al di là di questo, chiaramente il rammarico da parte nostra di non aver visto un giocatore di cui tutti ne parlano benissimo. Ha parlato anche Gigi Becali, che è il presidente padrone della Steaua Bucarest. Ti ricordi Gigi Becali? Ma è quello di quella meravigliosa conferenza stampa per Casomoto, no? Mi cogli impreparato. No, perché si parla, mi sembra, del 2011. Ma può darsi, perché il personaggio è abbastanza pittoresco. Sì. No, ci fu una conferenza a Firenze esilarante. Yanis ha potuto giocare con noi perché la Fiorentina ci ha dato il nulla osta, c'è un accordo per tenerlo fino al 17, in ogni caso siamo in trattativa per raggiungere presto l'acquisto definitivo. Yanis era il nostro capitano e vogliamo riprendercelo, è un grande investimento, un calciatore di grande talento, penso che farà una bella carriera, ma come ogni giovane per progredire deve giocare, perché le partite lo renderanno un calciatore migliore. I negoziati con la Fiorentina sono stati difficili perché Yanis è un calciatore prezioso. Questo è Gheorghe Agi che parla chiaramente del figlio. Il invece presidente della Steaua ha detto: se io prendo Yanis Agi nella mia squadra, dopo 6 mesi è titolare nel Barcellona. Ora, chiaramente una provocazione e quant'altro, però evidentemente c'è una differenza di percezione delle potenzialità di questo giocatore tra gli addetti ai lavori in Romania e in Italia. Ora, dobbiamo dire, Sousa prima, Pioli poi, non si sono sentiti di dare fiducia, diciamo così, ad Agi. Però cosa possiamo dire su questo giocatore? Temete di perdere un'occasione, non dico il Coutinho della situazione, che l'Inter va via e poi per 160 milioni dal Liverpool va al Barcellona, ci mancherebbe altro. Però da una parte ci sono due allenatori che non lo fanno giocare, prima Sousa e poi Pioli mi sembra uno che sta attento un po' a tutti gli elementi della rosa. Ma Pioli sicuramente sta attento, però mi sembra che con i giovani abbiamo insomma un rapporto di
ci pensa non è molto, facile inserire i giovani in questa Fiorentina, dobbiamo dirlo, no? Sì, però non è uno spregiudicato e butta dentro uno così. Però nel caso di Agi, che io peraltro non ho visto solo in qualche filmato, fa dei gol bellissimi, ho visto uno alla Juve, mi ricordo bellissimo, la Juve Primavera. Però voglio dire, se uno sta qui un anno e mezzo, insomma, un anno e mezzo è un bel periodo per ambientarsi, per mettersi in luce. Se nessuno dei due, né prima Sosa né Pioli, ora l'hanno fatto giocare, qualcosa c'è. Però ripeto, su Sosa lascio perdere, non ci voglio entrare perché non mi stava molto simpatico, però per quanto riguarda Pioli mi sembra di cogliere una certa, diciamo, ritrosia nel puntare, punta sempre sui suoi. E facciamo l'esempio di questo Lofaso, che ha giocato quei 10 minuti a Benevento e poi è tornato nei ranghi, insomma non mi sembrano molto cauto nel lanciare i giovani, quindi su Agi non ho idea. Questa rabbia del padre può essere giustificata dal fatto che, essendo ovviamente suo figlio, volesse a tutti i costi lanciarlo, però forse questo fenomeno che ci veniva descritto non lo era se due allenatori l'hanno lasciato sempre in primavera. Io penso, quando uno è forte, c'è l'esempio recente di Chiesa, se uno è forte passa avanti a tutti, no? Voglio dire, Chiesa è stato buttato dentro tutti noi, se come mai gioca alla Juve e poi si è visto perché. Quindi io penso che gli allenatori ci abbiano gli occhi per guardare, capiscano le situazioni, e se non lo fanno giocare, io do sempre fiducia all'allenatore, perché l'allenatore vede gli allenamenti, capisce tante cose che noi non sappiamo, anche tante situazioni noi non le conosciamo, no? L'allenatore no, vero, invece infatti, sa tante cose, dice perché gioca Bonan invece di Frati, perché evidentemente l'allenatore ha capito che Bonan magari non c'ha problemi, c'è un problema familiare, un problema personale, un problema di salute, un problema che non viene detto per la privacy, un problema di testa, la fidanzata, non so, i soldi, il cane, qualunque cosa che noi non sappiamo e che quindi delle volte spiega, può spiegare una scelta. Intanto, caro Donato, era Giovanni Becali, che è il fratello molto più potente, inquisito più volte. Ecco, sì, non mi tornava che potesse essere procurato. 2011. Il Becali, quello è un grandissimo procuratore. Però 2011. Io mi diverti tantissimo. Feci degli sketch anche con Ceccarini, roba memorabile. Che è passata. Sì, ma tipo uno oltre un'ora, forse addirittura, è conferenza. Un teatro altissimi livelli, altissimi. Per dispersione, uno dei momenti più. Allora, ci sono due minuti alla pausa. Volevo sfruttarli nel miglior modo possibile, immaginabile, sulla faccia della terra, chiedendo come stanno le piante di Donato Mongatti. Come tu sai bene, Luca, all'interno della nostra trasmissione spesso dedichiamo spazio ai temi di stretta attualità che riguardano il sociale, la politica, da cui spicca il pollice verde di Donato, che io ho scoperto nei mesi, negli io anni. Vedi, si scopre sempre qualcosa. All'interno della nostra trasmissione martedì, Donato ci aggiorna sempre su come vanno le sue operazioni, su quello che è in programma, sui suoi acquisti, sulle cose che non vanno bene. Prima domanda che ti fa. E prima so domanda, già dove vai. Prima a domanda che ti faccio è: come sta il crisantemo che martedì scorso, l'ultima volta, era in condizioni critiche? Sì. Sta abbozzando il recupero. Ah, ecco, vedi. Perché questo sono intervenuto con un antifungino. Sei intervenuto con un antifungino. Sì. E che era la cosa da fare. Era la cosa da fare. Ok. Sì. E sta recuperando. E poi abbiamo grandi notizie. Grandi notizie. Grandi notizie. Domenica, non essendoci c'erano anche le siepi. Sono state sistemate. Ok. Certo. Poi, come le talee delle rose stanno procedendo alla grande. Le talee delle rose stanno procedendo alla grande. Fatte in dicembre. Quindi è tutto nella norma, tutto programmato, nessun contrattempo. Sì. Ore decisive per la sorte del crisantemo. Ecco, quindi stiamo per chiudere. Ore decisive per la sorte. C'è in programma qualche nuova operazione, new entry, tuoi giri nel tra un po' materiale. Mongatti si dedicherà a quello. Beh, viene la primavera. A quell'attività per il quale tanti ascoltatori di radio, cioè, proprio pensano sia la tua cosa ideale, quindi dovrà zappare il giardino. Mongatti andrà a quindi zappare. Quindi Mongatti andrà a zappare per la gioia di molti, perché voglio ripiantare un nuovo prato.
Giardino, voglio fare proprio Bellino all'inglese, perfetto. Capito? Cisantemi, siepi, prati, Giardino, serre, Giardino è abbastanza piccolo. Serre, ok. Me la cavo con. Quindi con il giusto, è in procinto di andare a zappare. Questo sì, è ufficiale. Questa è una notizia ufficiale. Mungato ha finalmente trovato la sua vocazione. Bene, se avete dei dubbi, delle domande da chiedere anche appassionati di botanica, di giardinaggio, insomma, voi con il pollice verde, se avete domande, dubbi, qualcosa da chiedere a Donato, lui è pronto a rispondere. Poi vi daremo anche in separata serie il numero di cellulare da chiamare tutte le ore H24. Tu, Luca, hai il pollice verde? No, no, però no, mi piace molto. Mia moglie è un'appassionata di piante. Tu, se hai dei dubbi, anche in pausa puoi chiedere a Donato. Abbiamo piantato anche l'aglio. Hai piantato? Quindi questa è una cosa buona. I primi risultati? Quanto ci vuole? Non lo so, sono ignorante. Prima che deve germinare, okay, ci vorranno 3 settimane, viste anche settimane, le temperature ci sono. 3 settimane, quindi alla chiusura del mercato. Anche se, insomma, come te ben sai, è stata fatta una copertura tipo piccola serra, okay, per... cercare di mantenere la temperatura del terreno a un livello più alto, più che altro proteggerlo durante la notte. Ecco, quindi tutto va per il meglio, ore decisive per il crisantemo. Tutti gli aggiornamenti chiaramente sulla pagina Facebook di se mi muore devo tornare sul mercato. È vero, sì. Ma comunque, se avete domande, scriveteci. Ci fermiamo, poi l'ultima mezz'ora ancora insieme a voi. Sono le 14:32. Ora esatta. Lifestyle, uno sguardo curioso sulla società e sulle ultime tendenze, con approfondimenti, notizie, analisi e suggerimenti. Design, food, mobilità, benessere, viaggi. Lifestyle, voglia di migliorare la nostra vita. Dal lunedì al venerdì alle 10:30 e alle 18:30 su Lady Radio. Noi Viola, noi Viola, Viola. Guida commerciale alle aziende con la Fiorentina nel cuore. Tabaccheria da Simone Francesco, ricevitoria, centro servizi, cortesia e professionalità. Da oggi sigari cubani e toscani abbinati ai migliori vini. Tabaccheria da Simone Francesco, via Boccherini, angolo via Monteverdi, Firenze. Noi Viola. Lady Radio. Radio Viola. Radio Viola. O Mongatti, parliamo di botanica, del pollice verde, ma per le talee delle rose che hai usato, le hai tagliate e hai messe dentro nella mezza patata per farle mettere le radici? Vai, che tanto quest'arte di carcio non ci capisca nulla, vai, parliamo di botanica, è meglio. Ciao da Alessandro. Questo, vedi, la mia soddisfazione nel creare una cosa che ha indicato uno dei metodi per fare radicale. So perfettamente cosa sta parlando. Non centellinare. Infatti ero tentato di usare, perché sì, praticamente la talea di rose si taglia, ora la faccio molto semplice, un ramo di rosa, sì, e si mette in terra. Sì. Infilandolo dentro una patata, sì, ha automaticamente una umidificazione costante, sì, e questo è un metodo che consente di dare la giusta umidità, perché troppa fa male, o meglio troppa poca, Io ho optato però soltanto per l'uso di un ormone radicante. È vero, l'ormone radicante, è vero, mi ricordo. Messo sottoterra in un ambiente protetto per quanto riguarda le temperature. Quindi Alessandro, niente, non la patata. Ma non ho usato la patata, perché in quel periodo in casa non ne avevo, sicché... Però ha indicato un metodo che funziona alla grande, anche se io poi prendo un fiore di rosa e lo infilo in una patata anziché in un vaso, sì, l'acqua dura tantissimo. Bene, quindi se avete altre considerazioni per Donato, domande, lui è pronto qui a rispondervi. Torniamo a parlare di calcio, torniamo a parlare di Fiorentina, lo facciamo, caro Luca, con uno che con la Fiorentina, alla Fiorentina ha fatto la storia, al di là di uno scudetto vinto proprio con la Fiorentina e qualche Coppa Italia. Insomma, è uno che ha più di 250 presenze con la maglia viola. Insomma, non sto a andare per le lunghe, è un piacere per noi avere al telefono Claudio Merlo. Ciao Claudio, ben trovato. Ciao a tutti. Ciao, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Donato Mongatti e Luca Frati qui in studio con me, Claudio.
prima di andare sul gennaio, sulla stretta attualità, Claudia, ti chiedo innanzitutto un giudizio ad oggi sulla Fiorentina, posizione in classifica, potenzialità, quanto espresso, cosa non ha ancora espresso, te l'aspettavi più in alto, va bene così, sei speranzoso, dici un po'. Io te l'ho dette tutte, così almeno scegli da dove partire. Guarda, inizio dall'ultimo, sono speranzoso. Sono speranzoso perché è una squadra nuova, uno che ha sempre la speranza che giocando con continuità possa migliorare, ecco, però fino adesso ha avuto degli alti e bassi, mo speriamo nel girone di ritorno, speriamo che ci abbia più alti che bassi, però come squadra in se stessa è una buona squadra che ha ampio miglioramento. Ampio miglioramento. In questo momento la posizione della classifica, lo dicevamo prima, con una vittoria, Claudio, ne sorpassi due o tre, con una sconfitta perdi un paio di posizioni, insomma è così. Poi chiaramente, come sempre succede, come è sempre successo, poi il campionato detta le sue regole e i valori alla lunga poi vengono fuori, c'è chi perde terreno, c'è chi ha il colpo di coda. In questo momento, di tutte quelle squadre, Udinese, Milan, Atalanta, la stessa Sampdoria che domenica giocherà contro la Fiorentina, Torino, il Torino con Mazzari che sembra rivitalizzato, c'è una squadra che ti sembra particolarmente, diciamo così, che sprinti di più, che sia io più... penso che di tutto quello che mi hai detto penso che sia l'Atalanta sia la squadra favorita, una delle squadre favorite per andare in Europa, la vedo un po' più un'altra di quelle altre squadre penso che si equivalgono un po' tutti, prima forse potevo dire anche la Sampdoria che stava andando bene, invece adesso in questo momento ha perduto, ha smarrito il suo gioco che era stupendo, è una come noi praticamente. Ho detto l'Atalanta perché c'è un suo gioco eccezionale e poi corre tanto, io non so come faccia a correre tanto. La Fiorentina si può collocare con l'Udinese, col Torino, con queste squadre qui, però per collocarsi lì deve avere più continuità. Un po', per esempio le ultime due partite, che erano due partite sulla carta difficili e poi sono sembrate facili, a pareggiare, se uno guarda quello che hanno fatto le altre squadre, quello che ha fatto la Fiorentina, praticamente abbiamo perso 4 punti. Perché sì, poi alla fine i risultati hanno detto. L'ultima partita ha giocato molto bene, soltanto che noi prendiamo dei gol che non esistono, veramente dei gol stupidi. Ecco, noi dobbiamo migliorare, specialmente in difesa, non prendere quei gol. Purtroppo si gioca in 11, se prendiamo gol dipende anche dal centrocampo che non copre benissimo la difesa. Poi bisogna vedere chi comprerà, se prendono qualcuno a giugno, così io penso che qualcuno lo debbano prendere. E poi c'è anche il caso Babacar, insomma. Sì, Babacar sì, non gioca sì, mai sì. Quando entra segna, cioè. Tu che faresti, Claudio? Io ho detto sempre che mi ha telefonato così, la partita più bella che ha fatto la Fiorentina l'ha fatta con 5-3-2 a Cagliari, che è una partita eccezionale, giocarono molto bene, poi da quel giorno il 5-3-2 non gioca più, gioca col 4-4-2, però non è che vediamo delle grandissime partite oppure dei grandissimi miglioramenti, ne vediamo poco alla volta, sperando che insomma nel giro di ritorno facciamo questo passo che ancora non si è visto. Allora lascio Claudio Merlo, che ha vinto Coppa Italia, ha vinto Scudetto, ha giocato con i più grandi campioni della Fiorentina, nelle mani del mio studio con Luca Frati e Donato Mungatti, potete chiedergli quello che volete. Claudio Merlo ha promesso di stare con noi in diretta per le prossime sei ore e mezzo di diretta con Claudio. Tanta già mangiata. Ma mi chiamate, ci sono sempre, non problemi. Prego, chi vuole avere domande, intanto saluto Claudio. Ciao. E ti volevo chiedere, ma secondo te domenica, mancando questo francese che è arrivato tra molte perplessità per le tue e poi invece si è rivelato un buon giocatore, poi decidi prima Tommaso, che ha sempre giocato dall'inizio, sempre è diventato giocato. Un titolare, ecco, manca avere tu, te che cosa faresti? Perché non è che c'è grandi, mi sembra c'è solo Sanchez, diciamo, nel ruolo. Sì, come alternativa. È una diciamo un'assenza pesante, forse più di quella di Astori, perché in difesa più o meno tra Vitor Hugo e Milenkovic la soluzione c'è, a centrocampo mi sembra siamo molto scoperti. Siamo scoperti sì, perché
Sanchez, ho letto sui giornali che può andare via perché sì, vuole giocare di più perché ci sono i mondiali. Giocherà Sanchez, ma Sanchez non ha la forza e la continuità per tutta la partita che ha Capetro. Vedo è stato veramente un ottimo acquisto sconosciuto, fino adesso forse è stato il miglior acquisto insieme a Pezzella. Lì non so chi giocherà, perché io non so se possa giocare anche l'altro francese che hanno preso dal Nizza, può giocare Esseric. È più Claudio, è più un 10, un trequartista, diciamo così, mezza punta. Francamente mi sembra anche poco propenso al sacrificio, quindi in quella zona. O si cambia gioco, o si fa il 4-2-3-1 e niente, si può far giocare anche Saponara, bisogna vederlo su Saponara, loro devono vedere se possono tenerlo oppure mandarlo via, farlo giocare, perché a tenere un Saponara così non farlo giocare mai, a tenere questo francese che tecnicamente mi sembra molto bravo, anche se è un 10, mi sembrano due giocatori slegati. Se non si fanno giocare in queste partite qua, quando manca dei giocatori importanti, non so quando si possono fare giocare, anche per vederli se possono giocare nella Fiorentina il prossimo anno. E poi bisogna vedere Pioli come la gioca questa partita, se cambia modulo di gioco, gioca sempre con la stessa formazione, con lo stesso modulo, ecco, questa è una cosa che ci deve pensare. Perché dicevamo prima, la partita ci sembra difficile, tu che ne pensi? Cosa? No, dico, è una partita difficile, no? Quella perché di Genova, la Sampdoria ha perso a Benevento, poi c'è, insomma, è un campo non facile, no? Le partite per me sono sempre certo. Anche se adesso è il momento che stanno passando brutta, adesso è stata una settimana di riposo, perciò i giocatori sono tutti riposati, insomma, la prima partita che fanno, no, è la seconda di ritorno, perciò Genova è un brutto campo e noi lì c'è un giocatore che noi purtroppo, come Icardi, Quagliarella, che pericolosissimo, bravo, sempre. Poi hanno un attacco che non è di poco conto, ecco. È una partita difficile, però se la Fiorentina gioca come ha giocato contro l'Inter, quella voglia così, ha giocato bene, che non si perdono tanti palloni come succede spesso a centrocampo così, io penso che la Fiorentina possa fare anche un buon risultato. Perciò non è che la Sampdoria sia più forte di noi, è una partita aperta a tutti i risultati, perciò se uno va lì per giocarsi la partita e non giocare dietro si può anche fare risultato. Donato, hai una considerazione prima di... Sì, vorrei fare un po' di fantacalcio. Ipotizziamo che la Fiorentina durante questo mercato resti questa, non parta nessuno, e volevo chiedere a Merlo se dovesse prendere un solo giocatore, quale ruolo andrebbe a rafforzare all'attuale Fiorentina? Quindi io ne prenderei due, io prenderei un centrocampista e un difensore, così, perché noi come all'attacco, bene o male, noi abbiamo il Ciolito e Babacare, insomma, sono due ottimi giocatori, perciò a noi bisognerebbe rinforzare il centrocampo, perché quando si fa male uno importante non ci abbiamo un altro giocatore importante che possa sostituirlo. E in difesa io sono sempre uno di quelli, sarò anche, direi sempre le stesse cose, e prenderei anche un esterno, perché abbiamo tre difensori centrali che a mio avviso sono, si equivalgono, sono molto bravi, e abbiamo due esterni che insomma così e così, ecco, io prenderei un a destra o a sinistra, Claudio? È un forte centrocampista, due centrocampisti, se non si possono prendere adesso si prenderanno. No, ma per l'esterno dicevi in difesa vedi più la situazione critica a destra o a sinistra per quello? Ma io penso tutte e due, mai risposta più appropriata. Claudio, allora noi ti ringraziamo, è stato un vero piacere averti ai questi nostri microfoni, ti aspettiamo e ci risentiamo presto sempre qui sulle dirette. Ciao Claudio, grazie. Ciao a tutti. Grazie mille a Claudio Merlo, insomma campione, forse è quasi riduttivo. Quasi riduttivo. Vedevo prima perché sono andato a rivedermi. Molto simpatico, oltre ad essere un gran giocatore. E dice cose anche non banali. In maniera chiara e non
non banale. Ci fermiamo, che non è poco, l'ultimo, il fatto che ci non fermi. È poco, no, il fatto che non sia banale, infatti, perché a volte si è il trionfo dell'ovvio, invece per fortuna quando parla Claudio Merlo cerchiamo sempre di si sbilancia, bisogna dire qualcosa. Adesso a sinistra ha detto proprio gli è uscita tutte e due, perché evidentemente gli esterni di difesa, non soltanto Claudio Merlo, non convincono. Ci fermiamo, poi l'ultimo quarto d'ora a tutto SMS, si può dire? Vabbè, a tutto SMS, vai. Ciao, sono Duccio Mazzoni. Amo Firenze, l'Oltrarno e la Fiorentina, quella che provo a raccontarvi ogni mattina. Qualcuno mi chiama ultimo romantico, qualcun altro guru, ma credo che nel mondo ci possa essere, come nel calcio, ancora poesia. Sono Duccio Mazzoni e Lady Radio è la mia radio. È il momento di zero voglia di cucinare? Runner Pizza, a casa tua in 30 minuti. Chiamalo 055 33 33 33. Più vicini, più veloci. Radio Viola. Radio Viola. Benissimo, entriamo in diretta. Sentite come mi trattano i registi? Scatenato, no, solo con me mi trattano così, veramente. Me lo ricorderò. Allora, volevo dire. Ah, sono felice. Allora, tanto tu sei testimone delle. Allora, Thomas Soucek, caro Luca, adesso ci faremo raccontare da Donato, che è un esperto di Thomas Soucek. Chi è, cosa fa, slavo, quanto arriva e quando, dove, dici tutto. Alto 1,92 m, classe 90, no, a parte gli scherzi, classe 95, mediano Slavia Praga. Questo è uno dei nomi, Arrivano dei commenti in cuffia dalla regia. Il fiore preferito di Donato? Ah, del fiore. Ah, sì, va bene. Mediano dello Slavia Praga. Potrebbe essere un'opzione per il centrocampo, come detto Sanchez potrebbe, ha chiesto di andare via, la Fiorentina teoricamente non ha detto vai via, non lo vuole cedere, quindi ha chiesto lui di andare via per andare a giocare con più continuità, visto che ai noi lui al mondiale ci andrà con la Colombia. Deportivo La Coruña, Getafe, queste sono squadre che sono uscite per questo giocatore. E poi per quanto riguarda il mercato in uscita, Max Oliveira, che probabilmente andrà via mandando nel panico probabilmente molti tifosi viola, e poi Cristoforo, questi sono i giocatori che possono lasciare. In entrata l'altro nome che si è fatto, anche se piovono smentite, A, dal procuratore, B, dalla stessa Fiorentina, è quello di Antonelli, terzino del Milan, il nome che è uscito, che era già stato seguito nella scorsa estate dalla Fiorentina. Antonelli aveva rifiutato, ma al di là di questo non ci interessa. Antonelli è un nome che vi stuzzica o tanto vale restare così? Parli a me o a lui? Appunto, guarda. Sì. Chiaramente, cioè, Antonelli servirebbe l'ingaggio decurtato, il giocatore che si neanche di mezza si riduce in maniera considerevole l'ingaggio, non è più giovanissimo, non è un fenomeno questo, ma neanche la Fiorentina ha fenomeni nel ruolo, è un buon giocatore che al Milan è chiuso. Ma ripeto, secondo me c'è l'ostacolo dell'ingaggio. Probabilmente sentivo dire che ha come procuratore Damiani, se non mi sbaglio, che è molto legato a Corvino, quindi probabilmente ci sarà questo tipo di filo tra Corvino e Damiani, e Damiani vorrà sistemare Antonelli, non lo so. Certamente in quel ruolo lì la Fiorentina ha bisogno di un giocatore in più, però se piglia 4 milioni di euro, mi pare francamente, anche se lui se lo riduce un po', ma non, mi sembra, non ci credete? No, non tanto, non mi sembra sia 4 fuori 4 milioni lordi, lordi, certo. Sì, ma insomma, se la Fiorentina vuole se vuole risparmiare, mentre su quell'altro, io francamente non lo conosco, ho sentito però ieri Giovanni Galli, che è uno assolutamente affidabile, diceva che era un buon giocatore, ma senza grandi guizzi, che è uno appunto che probabilmente non lo potrebbero prendere in funzione di rimpiazzare poi Badel, però se ho capito bene insomma è ancora una promessa, non è un giocatore finito, quindi non lo so. Certamente la Fiorentina, facendo questo discorso, l'autofinanziamento, gli ingaggi bassi e puntare sui giovani, è ovvio che poi non è che puoi pensare di avere dei giocatori incredibili, devi prendere giocatori buoni, stranieri, perché gli italiani costano troppo, e sperare che siano azzeccati. Quindi non,
Io francamente su questo giocatore dello Slavia non mi sbilancio, non lo so, potrebbe, se arriva ora, immagino io, viene per rimpiazzare Sanchez e magari questi sei mesi lo puoi far giocare qualche volta, vedere com'è, e poi se è bravo puntarci per l'anno prossimo. Penso sia questa più o meno la logica se viene questo giocatore qui. Allora, c'è un WhatsApp per Donato, sentiamo. Buongiorno, volevo chiedere a Donato, dovendo mettere delle piante di salvia e rosmarino in un giardino situato in una casa di montagna a quasi 1000 metri, dove vanno messe? Cioè, vanno messe più all'ombra, più al sole la mattina, al sole il pomeriggio? Grazie, ciao Alex. Magnifico, vorrei fare 2 ore così. Questa è una domanda a tranello. È un tranello? Secondo me. Perché a 1000 metri salvia e rosmarino hanno grandissima difficoltà a crescere. Vogliono sole, tra parentesi, cioè, qui a Firenze siamo a 50 metri mediamente sopra il livello del mare. Sì. La salvia piantata in terra resiste tranquillamente tutto l'inverno, cosa che ad esempio per quanto riguarda le piante aromatiche non può fare il basilico, se lo lasci fuori muore clamorosamente, però al supermercato si trova in vaso, se non si può fare un bel pesto o una pappa al pomodoro, il basilico è un ingrediente fondamentale, oltre certo. Quello va tenuto recuperato in casa. Mi sembra che a mille metri sia salvia e rosmarino non riescono a crescere, però magari mi sbaglio. Sì, sono piante sempre verdi? Chiedono dalla regia. Sì. Quindi tu pensi che possa essere stata una domanda trabocchetto per saggiare le tue conoscenze? No, se l'è cavata bene. Beh, magari ho detto uno sfondone, cresce benissimo. Vabbè, anche siamo pronti a cogliere anche oltretutto WhatsApp. Poi generalmente a quelle altitudini d'inverno si raggiunge le temperature tali che muoiono tutti. La temperatura del suolo scende sotto lo zero. Arrivederci alle radici, quindi la pianta muore, almeno che non si protegga facendo una copertura con TNT. Vedi, tessuto non tessuto. Questo è un altro, ti do una perla così. Che martedì prossimo potremo anche un assist di tappo. approfondire. Vabbè, possiamo sfondare il muro delle 15 e andare avanti così, chiaramente costringendo Luca Frati a restare con noi, questo mi sembra ovvio. Certo. Allora, innanzitutto 3925727775, altre segnalazioni sul traffico, Viale Corsica verso il centro, un disastro, ci segnala questo. Ah, benissimo, sarei felice di questa cosa, no, perché zona devi raggiungere. Devo raggiungere entro 20 minuti dalla chiusura della nostra trasmissione, quindi mi fa molto piacere, piove, sono in macchina. Comunque, al di là di questo, andiamo avanti anche con i messaggi. Ciao amici di Lady Radio, sono Paolo. Credo che fosse il fratello Giovanni Sibecali, abbiamo detto, in merito alla pirotecnica, conferenza stampa. Diamo Bardella alla Roma adesso e facciamo citare Gonalon. Questo è Fra. Lo danno? Mi piace Gonalon, non penso lo diano. Però sarebbe sicuramente un ottimo giocatore, ma non credo sia una pista fattibile, diciamo così. L'unico responsabile del mancato arrivo di Milinkovic e Savic è stato Cognigni, ci scrive Dennis. Se è Dennis Albanese Viola, innanzitutto lo saluto. Ma lì ci fu fatto il solito errore, dire che è un concorso che è capitato più volte, quello di non fare arrivare a Firenze il giocatore con le firme già sui contratti. Sì. Anche probabilmente, non so, anche se per il famoso problema che ci vuole tutta l'autorizzazione quando bisogna chiudere più un giocatore, il procuratore chiedeva all'epoca a Rog, che chiedeva a Cognigni, che chiedeva a Della Valle, insomma il solito giro senza fine per arrivare a chiudere un'operazione che ha portato a, in questo caso, veramente un errore significativo, perché il giocatore è straordinario.
Un altro messaggio su Gianni Sagi: non è corretto accomunare Sosa a Pioli. A proposito del rumeno, Paolo Sosa gli preannunciò un grande futuro e forse se il portoghese fosse rimasto gli avrebbe dato più possibilità di giocare già da questa stagione. Da questa stagione, ciao da Marco. Questo in merito al giovane, vero, vero, lo disse, giovane, sì. Lo disse l'anno scorso. Sì, sì, che è vero. Dice: dopo Chiesa, preparatevi a Mina. Insomma, sostanzialmente il senso era questo. Sì. A vedere un altro grande giocatore, ma De Ceglie è andato a finire nella B Svizzera, non si poteva prendere noi Joe De Ceglie. Vabbè, ce ne faremo una ragione, come siamo un giocatore imperdibile. E questo ancora, ecco questa qua, della Valle ci hanno fatto arrivare quarti spesso, nessun'altra presidenza nella storia della Fiorentina ha fatto tanto. Quest'altra l'avete mai sentita, Francesco, e quest'altra ancora, forse la più bella, blinderemo Kalinic, sempre Francesco. Questo è da Venezia, Francesco da Venezia, un altro Francesco. Abbiamo due WhatsApp, li sentiamo oppure andiamo con la telefonata? Previsioni per il bilancio della Fiorentina che si è chiuso il 31-12? Nessun trabocchetto, grazie Donato, grazie mille, ciao Alex. Ecco, vedi, questo è Alex, nessun trabocchetto, quindi ti è andata bene. No, perché mi sembra ora nell'anno nostro divertirsi, sì, per questa una cosa, per evadere un momento dallo sport. Arrivò qualche mese fa una domanda analoga, sì. Ah, dici? Sì, però no, figura. Beh. Poi, anche se me lo fa, cioè, si scherza qui. Certo. Per quanto riguarda il bilancio sarà un bilancio che chiuderà in attivo, bisogna vedere quanto, e questo lo determinerà la rateizzazione dei giocatori in uscita e in entrata, però è un bilancio che chiuderà in attivo. Bene, abbiamo in chiusura lo 055 57 2637 un nostro amico, un nostro ascoltatore, Sandro. Ciao Sandro, ben trovato. Sì, ciao. No, ciao. Solo per una cosa, perché tanto lo so che le tesi sono sempre capricevoli, ma ricordate, cioè, se ne fa sempre tante, ma ricordate su Milinkovic-Savic. Sì. Io, cioè, voi ci sono state tantissime, cioè, secondo me non si comportò mai la fine, e in particolare Cradè, che ci vedeva molto, non fu tanto colpa, cioè, lì ci fu proprio un'impostazione, anche lo titolo l'ha detto, no? Cioè, la Fiorentina andò correttamente con il Genk, fece l'accordo, chiuse, sembra autoconvinto, il padre, l'ha detto anche lo titolo, il padre voleva Firenze, cioè lui disse: io devo andare, furono fatte pressione a livello di Tare, che era molto amico solo della fidanzata, cioè ci sono stati dei giri dietro non molto semplici, noi si fa sempre come bravo lo titolo, non bravo loro, ma lì c'è stato delle cose non molto chiare, che la Fiorentina sta bene, d'accordo, non è possibile, giustamente sembra che questo ragazzo si butta in terra a piangere, deve andare a Roma, cosa vuoi fare, cioè, però la cosa era corretta, non c'era grandi problemi, le cifre c'erano tutte, l'accordo era stato fatto come si fa in questi casi con la società che ha sotto contratto la persona, qualcuno si mosse da altre parti, tanto il discorso è questo, ormai lo si vede bene quando dice voglio fare una trattativa, diciamo Corvino-Sare, non esiste, sì, in mezzo ai procuratori, e dopo è tutto un altro tipo di giro, ragazzi, cioè, è come ora si dice ma quelli di alle battute che blindano, ma blindare, ma Chiesa si sa benissimo la persona che è lui, la persona è suo padre, che voglia stare qui 2-3 fino ai 23-24 anni, come stanno i giocatori, Baggio andò via a 23 anni perché è giusto stare in questo tipo di società, poi andare a fare il salto, ma se poi arriva gente e spara giù 70 milioni, 6 milioni di ingaggio, ragazzi, cioè, è molto difficile così. Bene Sandro, così grazie mille. Grazie Sandro, volete no, ragione, no, dice delle cose giustissime, Sandro, quello si diceva prima anche noi, se arrivano una maxi offerta voglia blindare, cioè lo so, speriamo che Chiesa magari resti almeno un'altra stagione, sarebbe bello, penso anche per lui, certamente per la Fiorentina, per i tifosi, ci sperate? Vederlo. Ma io insomma non tantissimo, però chi lo sa, speriamo, vediamo, conta moltissimo lui in questa storia, cioè è chiaro che potrebbero fare anche un accordo e tenerlo ancora un altro anno e darlo poi nel 2019, ancora un po' presto, penso, per ragionare di Chiesa. Volevo concludere con gli ultimi messaggi in casella. Meno male che i terzini non convincono, perché se convincevano eravamo fra le prime tre difese del campionato, visto che diverse reti sono state prese le prime partite quando ancora non si conoscevano.
l'altro Massimo. No, via Max Oliveira. E ora chi lo fa? L'asado per Eiserik. Questo è clandestino in inglese. Ciao ragazzi, ma Calleri, Caglieri, questa è la pronuncia giusta, della Spalmas che sta andando male. Ricca 86, questo era un altro nome, ma anche qui le cifre sono importanti, non per gennaio. Ma se Saponara fa come Pirlo e Verratti, che da trequartista sono diventati dei top a fare il centrale a metà campo, da Reviava Vacare, roba da matti, devono giocare tutti e due fuori Terò. Questo è Sergio. Ancora l'ultimo messaggio con cui volevo veramente concludere è questo, eccolo qua, credo sia il più importante di tutti. Mongatti è il nostro Sardella, viva Mongatti, viva Linea Verde. Questo è Simone, che evidentemente apprezza anche ormai le sue, se si continua così parleremo molto di giardinaggio e po' di campo, le tue conoscenze. Speriamo accada qualcosa, ricordando, da qui a martedì prossimo, che comunque tu un escamotage per ingannare il tempo ce l'hai, visto che andrei a zappare. Certo. Te lo posso dire senza che tu ti offenda, perché è una cosa che farai. Anzi, lui è contento, infatti è una cosa che farai concretamente. Va bene, sono veramente un cretino. Andiamo avanti, anzi finiamo qua perché non c'è più nulla. Sì, Luca Paradisi ci suggerisce Zappa Costa, che è il tuo giocatore preferito. In grande forma Paradisi. Mongatti, che però non ci tocca. Averla guardato domenica tutto il giorno l'ha rinfrancato. L'ha rinfrancato, da tanto non lo vedevo così in forma e sorridente. Beato lui, non c'è più tempo. Quindi io saluto e ringrazio tutti voi che ci avete chiaramente seguito. Vi lascio la programmazione di Lady Radio con la musica, lo sport, l'informazione, con Federico Sartoni, con il suo Città Viola, tutti gli ospiti, tutte le notizie per quello che riguarda il mercato della Fiorentina, la Fiorentina, la viabilità, tutto quello che riguarda Firenze. Non mi resta che salutare e ringraziare Luca Paradisi in regia, soprattutto i miei ospiti, Luca Frati. Grazie. Ciao a voi, Luca. A presto. Ben ritrovato, no? Speriamo di ritrovarti presto. Donato Mongatti, ciao un saluto a tutti. Il sito di Firenze.it a firma anche di Donato Mongatti per tutte le ultime su Firenze e non soltanto. Un saluto anche dal sottoscritto, da Tommaso Bonan. L'augurio è come sempre quello di un buon proseguimento sempre su Lady Radio. Radio Viola, il GR sportivo di Lady Radio.